Buongiorno a tutti, sono il maestro Matteo Zoldana. Sono qui per la prima giornata delle semifinali del Chessable Masters. Qui con me c'è il grande maestro Sabino Brunello. Benvenuto, Sabino. Ciao, ah, buongiorno a tutti. <ride> ok, Sabino, ci siamo già catapultati in questa posizione dove il Bianco, per onorare il tuo arrivo, ha deciso di sacrificare la qualità giocando Torre F5. Che spettacolo. Mi condividi adesso... come al solito in Skype stavo, stavo o facciamo per diverso per oggi? Questa cosa. No, 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 come al solito sto per condividerti in Skype. Ah, ecco. Perfetto. il ecco torre F5 torre lo sto F5. vedendo. Torre Spettacolo. F5 di Aronian. Uh, un sacrificio che mi ricorda quelli che vengono giocati nell'est indiana quando si gioca torre F4 col nero e si invoglia l'avversario a mangiare per aprire la diagonale dell'alfiere qui è un po' diverso però eh... sì, c'è tanto compenso posizionale la cosa interessante è che il nero non l'ha mangiato eh sì. e piuttosto uccide il pedone h5 che è una cosa che trovo molto molto strana il modo in cui ha giocato a questo punto non c'è dubbio che il bianco ha un chiaro vantaggio il pedone h5 in presa ha fatto donna f2 che è una mossa che serve a preparare torre f1 eh, in realtà mi sto chiedendo cosa sarebbe successo in caso di accettazione del sacrificio. Posizione nera è pericolosa, però almeno una qualità in più. Poi, magari alla fine eh, ci ritorniamo. La posizione critica. È chiaro che molto spesso quando succede che uno dei due sacrifica e l'altro non lo, lo rifiuta, è chiaro che è una concessione non il fatto di non accettare il sacrificio perché è legittima la mossa Torre F5. Certo che in questo caso è una mossa senza nessun tipo di svantaggio. Eh, sì, il bianco immediatamente passa in vantaggio. Chiaro, eh sì. adesso cosa pensi Sabino? Il nero farà addirittura torre H8 per, per tenere il pedone H5 oppure eh, abbandonerà il pedone cercando eh, eh, qualche altra mossa? Potrebbe essere una necessità, nel senso che non è il tipo di mossa che vorrei giocare: torre H8, torre F1, torre AF8. Massima difesa. Esatto, Torre A k 8 Torre A f 1 Torre A f 8 In certi casi è triste, ma è meglio essere realisti e accettare il fatto di stare male e provare a difendere la posizione che non lanciarsi in dei contro giochi improbabili, no? Sì, è quello che è successo. È quello che è successo, eh, ma in no, realtà le mosse le ho fatte io, eh. era ah, per ok. far vedere la linea. Eh, Liem Kwang sì. Le non ha ancora mossa. Dall'altra parte ieri mezza grande sorpresa perché Vladislav Artemiev ha battuto allo spareggio Armageddon eh, Icaro Nakamura. Dopo aver vinto eh. la prima blitz, e Nakamura è riuscito a vincere la seconda riequilibrando e poi all'Armageddon all ha vinto Artemiev. Comunque abbiamo la mossa che è stata giocata alla scacchiera, il nero ha scelto F6. F6. Un Insiste saluto centro alla centro chat a Mito Dubov, ai Vocation One che ci stanno, che ci stanno seguendo. F6, perciò giocata. F6. Mm. La prima domanda è sempre chiedersi a cosa serve la mossa. Ma presumo eh. togliere la casa G5 alla Torre del Bianco, forse. O la casa F6? Sì. Anche in futuro l'occupazione della casa F6. Comunque, io fossi il bianco il pedone in H5, me lo mangio e poi ci pensi. Potresti mangiarlo? Sì. In realtà, io sono molto attratto dalla mossa Torre F1. Ok. Voglio qualcosa di più. Ok, e io la faccio per te. Okay. Dunque, Torre AF1. Sì. Un'altra mossa molto carina. Uh -huh. È alfiere H2. È alfiere H2, ok. Questa non sì, mi è Sembra una mossa molto strana, magari è sbagliata, sì. però quello che voglio fare è portare un cavallo in G3. Ok. Certo che se arrivassi a mangiare in H5 col cavallo sarebbe meglio che, che, che con la torre, no? Esatto. Eh, purtroppo, qui cavallo G7 forse è buono per il nero perché la torre non ha così tanto. usare il cavallo G perché così attacchiamo per la torre e non abbiamo problema della forchetta certo. quando catturiamo in H5. Oppure torre h eh, 8 e quindi su cavallo F1 cavallo E7. Certo. Così non, non ti do neanche il pedone H5. Questo è vero. Eh, ok, quindi la fiera H2 non è buona. Torre F1 anche potrebbe non essere buona purtroppo perché cavallo E7 ancora. Torre per H5, donna F7. Aspetta, vediamo, torre A F1 al, al posto di Alfiera H2, che è stata sì. giocata, poi aspettami, fammi guardare. No, la posizione della secchiera che non ha ancora mosso, poi torre A F1. Eh, mi dicevi cavallo, cavallo, G -7. G -7, cavallo G 7. Torre per H5. Sì. E donna F7. E donna F7. Ok, e qui siamo di nuovo in condizione che dobbiamo dare la qualità. tocca tornare in, in, in F5 diciamo cavallo per F5 qui forse di pedone forse no però c'è D5 so, che mi dà fastidio allora di forse donna, di donna fanno, perché no? esatto, di donna donna G6 sembra che stia succedendo in partita in realtà perché torre F1 la vedo sullo schermo torre F1 è stata giocata eh, torre sì. F1 è stata giocata e di conseguenza ci aspettiamo cavallo G7 Beh, mi sto aspettando se mi sto chiedendo uh -huh. se abbiamo mancato qualcosa noi o se Raniana. Beh, guarda, è arrivata anche cavallo g 7, perciò per ora siamo esattamente nella linea che sì, avevi proposto tu. Ma questo non mi sorprende, è la valutazione finale uh -huh. del fatto che se Donna F2 sia stata una mossa corretta oppure no che è il mio dubbio. Certo. Che il nero adesso cerchi di mangiarsi la qualità, Perché mi se sembra abbastanza… Una addirittura a questo punto. È. E, sì, qui ha preso una decisione difficile nel fare donna F2 piuttosto che mangiare in H5. Esatto, perché che anche con, se prendeva in H5, adesso su F6 posso ritornare subito in F5 e non, ti doni, e non dona anche la qualità, no? Esatto. Forse la mossa critica è cavallo E7 qui. Esatto, G7. stavo dicendo la stessa cosa. Però allora il nero inverte i, i, le mosse, taglia le, il, il, il ritorno della torre e gioca subito cavallo G7. Però qui forse posso giocare torre G5. Scacco, e poi donna e 2, esatto, e poi donna e 2. Se salta il pedone G4 è esatto. brutta per il nero, eh? un'altra mossa da considerare è D4. Sì. Lo scriveva anche in chat. Il nostro amico Mito Dubov. Che proponeva anche D4, che minaccia D5 con forchetta. Esatto. seguiva e... F6 la linea è complicata non ho avuto abbastanza tempo per pensarci sì, ti dico, a vederla così mi piace su più l'immediata torre per H5 perché mi tengo la donna che può andare sia in F2 che in E2 certo. però le partite rapide sono così col senno di poi è molto più facile tornare indietro e prestare certo. maggiore attenzione ed è anche possibile in realtà che Roniano abbia ragione sì, che abbia sufficiente vantaggio anche in, questa, in questo modo. Comunque è appena stata giocata a Torre F5, dunque ha dato la qualità. Siamo sempre sì. dentro la presa, presumiamo che perciò possa mangiare di, do di donna. E, uh -huh, e ha mangiato di pedone, ripedone, che era l'altra proposta. Mi preoccupava sì. sulla cattura di pedone la mossa D5 però. Sono d'accordo, mi sembra una delle mosse critiche perché non vorrei che, che arrivasse questo cavallo in, eh, in E4 um... beh ci sarebbe anche un torno per A2 da considerare una mossa che, che, che chiamo la mossa del golosone sì <ride> ok la mossa del golosone la sì. mossa cioè, del golosone ci sta <ride> ci sta ma siamo sicuri che poi non perdi il pedone G4 con eh, annessi pericoli su re. Non sono sicuro di niente. È un gioco difficile questo, sì, però posso per, provarci. Per esempio, La mia idea per, era donna, donna per A2. 2, faccio, per esempio, donna E2. Torre 8 Pensavo di mangiarsi anche B2. No, vabbè, eh, no, okay, eh, può, può, può essere, è una cosa che considererei magari un altro metodo. Questa è più conservativa torre e H8. più sicura. Donna per G4, scacco. Ra7. Donna. E voglio fare torre a G8, sfruttando donna... entrambe le colonne aperte. Donna eh, G6, certo? scacco. E poi vuoi rientrare con la donna in F7. Perciò su Re7, in caso di donna G7, fai donna F7. Esatto, e mi sa che qui ho... ho una gran bella posizione. Diciamo che faccio cavallo F6. Presumo che rientri comunque in F7. Sì. Esatto. il nero sembra meglio Sì, non mi sembra compenso sufficientemente brillante sì, infatti e Sabino aperte, dico solo che eh, la, la mossa che in partita è, stata, è la linea è andata avanti proprio così e per F5 donna per A2 donna E2 l'unica differenza è esatto che invece che fare torre G8 ha fatto addirittura torre invece che fare torre H8 ha fatto torre G8 subito sulla colonna. Sì, okay. Forza anche a dire, se vuoi mangiare devi mangiare subito, però poi avrai anche l'alfire in G3 in presa. Ehm, in che modo sta cercando H5. di mangiarsi anche... Scusi? Sì, forse sta cercando di mangiarsi B2 in questo modo. Su donna per G4 fa re H6, suppongo. Wow, così non c'è scacco in H5. Fa re H6, attacca oppure, la donna. Oppure perché non re F8? Boh, dimmi tu. Anche R RF8 ha molto senso. Eh, è difficile. <ride> Anche il RF8, sì. Ma a me a naso piace l'RF6. Comunque, RF8... Però a me piace tenerlo nascosto dietro i pedoni, istintivamente. Ok, e, e me così è andata la scacchiera, eh? Cioè, di nuovo, mm -hmm. la tua previsione si è avverrata correttamente, perché torre G8, donna per G4 scacco... Re F8 e donna F3 del bianco. La posizione sembra, sì. sembra superiore per il nero. Perché se mi posso mangiare anche eh, B2, ehm, poi il bianco mi deve dare matto Direi che... fondamentalmente. Direi che ti conviene mangiare B2, sì. Perché tanto, poi in presa c'è anche C3. Dopo è vero che c'è cavallo 4 che attacca F6 e difende C3. Re 7. Re7 con idea torre in futuro, torre af 8 E poi magari un torre, sì. torre G7. No, in realtà voleva raddoppiare sulla colonna G. Eh, infatti, stavo dicendo ah, questo. In poi c torre G7 ancora. e torre, torre G8. Esatto. Ok, mi dicono che effettivamente non mi vedono, ma è così, ragazzi. Per ora non mi vedete, ma fra poco mi, mi vedrete. Eh, però avete, come ieri c'era eh, Valerio, Oggi vedete Sabino in tutto il suo splendore, adesso, fra poco, cerchiamo di mettere a posto. Purtroppo da ieri ho un po' un problema con la mia telecamera che fa un po' le bizze. E non ho avuto tempo per andare a munirmi di, di una nuova telecamera. Dunque devo capire un attimo come fare. Direi che, però, sarebbe una buona idea anche andare a pescare invece le telecamere dei giocatori che sono più importanti di me. Perciò adesso vado a togliere la copertina. Quella che io chiamo la copertina, in realtà questo banner che hanno sviluppato per il Cessibol Masters. Sì. Io un po' così eh, lo chiamo impropriamente la copertina. <ride> comunque lo, lo, lo tolgo. Vedo il okay. povero Levon, comunque mi ha messo male. È uno dei miei giocatori preferiti, ormai penso che il pubblico lo sappia. Eh, però qui non lo vedo bene. Non lo vedi bene, eh? qualite meno. Molto ma in fumoso è in gran forma, sai um, Artemis? Aveva già giocato, eh, aveva già cominciato a giocare bene a ah, Artemiev? Sì, ma non dico in assoluto, dico a giocare bene con questa cadenza di gioco, col fatto di giocare uh -huh. online e tutto. Nella scorsa tappa dove era arrivato alle semifinali. In questa tappa ha giocato ancora meglio. Okay. Allora, fammi sistemare un secondo um, Aronian. Così cominciamo a avere uno dei due protagonisti che si veda. Okay. E poi... Dico tanto qualcosa anche dell'altra partita o... o ci concentriamo sempre su questa? No dai, stiamo un secondo su questa perché se no mi devo poi spostare anche sull'altra e mi si incominano ancora di più le cose. <ride> okay, Aspetta scusami. un secondo solo, così ne metto a posto sì. uno per volta. Intanto cerco di inventare un possibile compenso del bianco. Bravo, questo, questo sarebbe, farebbe parte del tuo ruolo di commentatore. Sì, però le magie non facevano parte del budget. <ride> esatto. quindi... <ride> il, budget è, cioè, il budget è sempre limitato, perciò le magie non sono contemplate. Eh sì, il numero di torri è quello che ho, quindi è abbastanza difficile. <ride> okay, L'unico obiettivo siamo... è F6 quindi. Direi H5 al H4 come idea. E cavalle 4 in qualche versione per tenere al centro dobbiamo fare C4, quindi questa è la mia immaginazione, riuscire a realizzarlo davvero in partita mi sembra difficilino, soprattutto se Nero comincia con donna per B2. Abbiamo sia un cavallo in presa ok. Donna per B2, cavallo 4, Re7, fino a qui c'eravamo, ok H5, abbiamo forse. Aronian e abbiamo Liem Kwangle. Adesso cerchiamo di centralizzare meglio le von, che ha sempre questa caratteristica di stare molto vicino al, al video. Perciò cerchiamo di spostarlo un pochettino di qua, così si vede anche il resto della faccia. Una bella variante, eh, ripetendo la linea dall'inizio, donna per b2, cavallo è 4, 3, okay. 7, h5, d5. Aspetta, cavallo allora, però ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ah, nel frattempo sono successe un po' di cose. Allora, donna F3, il nero ha fatto D5. Successo è successo di tutto. D5. C4. Ha fatto, okay. D5 non è, concettualmente non mi ha fatto impazzire perché taglia il ritorno della donna in F7. Comunque, donna per B2, lui tanto la sua idea è di mangiare B2, perciò... Come per impedire D5, cavallo e 4? C per D5, donna per D2, D per C6 e giustamente non gioca B per C6 che permetterebbe... Alla donna, magari, di entrare in C6. Gioca B5. Adesso ha due pedoni passati. Uniti Beh, mi sembra che comunque il nero stia sempre molto bene. No? Se non succede niente di speciale, il nero vince. Esatto. Se non prende matto con qualche linea strana, tendenzialmente vince. Esatto. E... e consideriamo ogni finale di torre. È molto grave per il bianco eh sì, perché i sì. due pedoni passati sulla di donna non si fermano. Però sì. D4. Aronian, molto forte, punta sul controgioco attivo. I signori, sto per arrivare in tutto il mio splendore. Mi sto chiedendo, e per d4, alfiere f4 dovrebbe essere la reazione necessaria per il bianco, eh, per evitare ulteriori semplificazioni e cominciare a fare alfiere h6 scacco. Questo punto molto critica di per e3, non forzata, ma sicuramente è una mossa molto critica. Eh... Ci sono diverse mosse, forse alfiere h6... RF7 donna H5 re7. Re questa era un pochino l'idea che vorrei giocare con il nero con re 7 in questa variante. Non ci sono più scacchi da parte del bianco, e re è al sicuro. È stato importante fare RF7 per attirare la donna bianca in H5, che non è una casa ideale. Ehm, L'altra idea importante è che, ripetendo da capo. E per D4, alfiere F4, D per A3, se alfiere per A3, torre per G2, scacco. Donna per G2, donna per A3, scacco. Abbiamo semplificato, manteniamo un pedone di vantaggio e a questo punto abbiamo una certa sicurezza del nostro re, che è molto importante. Come dicevo, non la vedo bene per niente per il bianco. Una volta che il nero si attiva è molto difficile da rimuovere. Cioè, è sempre possibile che io abbia sbagliato qualcosa. Sì, in fondo non è che sei tanto forte a scacchi, perciò bisogna anche mettere in conto che qualche errore tu lo faccia ogni tanto, no? E direi proprio di sì. Ok finalmente però... sono, sono con, con voi in tutto il mio splendore Salvino è imperturbabile rispetto a questa cosa però la vedo male ma sono d'accordo con te e... sì, ma non, dice addirittura no, Salbino, non, non ero sicuro che fosse con, una specie di puntecchiata in è vero che faccio tanti errori <ride> Quindi... <ride> ma dice addirittura fare donne F2 e cambiare le donne in quel modo? no, volevo cambiarle con torre per G2 e restituire la qualità se posso in qualsiasi ah, sì. modo cambiare le donne, positivo col nero, direi. Cioè, tu dici. Più infatti, in qualsiasi modo. Torre per G2. Vediamo questa linea: Torre per G2. Sì. E per G4. F... Io non vedo niente. No, eh. Scacco, eh. Ma non, sei... non hai più la scacchiera? Ah, adesso vedo una Torre in D1. Ok. Sì. E su Torre in d 1 possiamo giocare Torre per G2, torre... no? Sì. Io avevo detto al per tre. Torre per G2, mangio, e torre per mangio G2. in D1 poi vincerò spero e direi proprio di sì l'alternativa invece è che gioco semplicemente donna f2 scacco, tanto è arrivato a torre per g2 eh, mi ah, sembra okay. veramente okay. così naturale, sì non avevo visto che aveva fatto torre di 1 sì, sì, torre fatto di 1 ancora più sì. allora la van rider chiede, ma sbaglio uno dei commentatori, e si riferisce chiaramente a me però Sabino, è nella top 50 rapida al mondo parlando sicuramente di te sì. ed è corretto sono nella top 50 sì sì, sì. cioè se, io, eh, avessi non... tipo, se no. io avessi per esempio 2000 dimmi, dimmi per esempio dimmi il tuo, il tuo rating eh, sai che non me lo ricordo esattamente 7 23 se mi avessi 2723 sarei nella top, nella top 50 al mondo Ok, ero, ragazzi, ero grande ste che ha proposto per Torre guardato. per g 2. Ehm... Sì. <ride> la signorina Evocation ti fa i complimenti, Sabino. Grazie, grazie. Ok, adesso... però potrei essere inattivo adesso, non so come funziona perché è un bel po' che non gioco. Eh sì, vabbè, però penso che molti sono stati inattivi. Allora, scusate, aggiorno la posizione. Eccoci qua. Senza tornei è difficile essere attivo è vero. Capisci <ride> che senza tornei, <ride> però d'altronde io ti avevo chiesto di venire a giocare a Bratto e tu mi hai detto di no. E poi mi rimani in attivo. Non, no. non è un torneo rapido, non è un torneo rapido, ma per te l'avrei fatto, torneo... <ride> fatto diventare un torneo rapido. Per te <ride> l'avrei fatto diventare un torneo rapido, però abbiamo mancato questo al C5 che non ho capito come è successo, ma sembra eh, cambiare ma la situazione. Sai che stavo per dire una cosa, cioè che eh, Ma è um... uscito il Fieri 5 Eh, è uscito, però il nero deve stare attento perché la torre in A8 è, mo è molto utile per spingere i pedoni, però difesa re è zero, no? E dunque è un attimo che ti però arriva un, non... un colpo non di era coda, portata, no? Però. Ti arriva un colpo di coda e rischi di prendere il perpetuo matto. Eh sì. No, direi che non è che rischio qui è successo qualcosa che non volevo succedesse. Esatto, ma infatti su, io sto, eh, è volevo dire una cosa, su g 2 io sì, mi però. chiedevo, ma perché invece non giocare semplicemente donna F2 scacco, donna per F2 e per F2, re per F2 e poi spingo i pedoni eh, A e B? Era una linea più sicura questa, no? Mi sembra molto ragionevole. E mi rimane. sembra molto molto ragionevole sì, il bianco può tentare di mangiare il c7 e poi di, creare dei, di crearmi dei problemi col pedone c6 però insomma sì. ci mette eh, non è facile il c7. difendere c7 quindi forse non è chiara sì. eh, oddio potrei perfino fare Fira torre, torre g 7 e ridare anche la qualità si può torre c7 sì, però però alfiere h6 minaccia torre no questa non funziona Ah, perché scusami, 217 sono dei problemi. Oggi cioè. stiamo dilettando con questa cosa, ma nel frattempo il nero qui sta, sta rischiando di prendere matto, perché forse è meglio che rimaniamo sull'attualità. Sì. Beh, come minimo il bianco è un perpetuo. Donna H5, donna G6, donna H5 indietro. Però, sicuramente non è vietato mangiare F6 e giocare per qualcosa di più. Beh, comunque è un bel regalone da parte del giocatore vietnamita, eh. Sì, sì, pazzesco. Beh, per quello che vogliamo fare le ironia. partite. È un po' in linea col regalo che ha, che ha fatto ehm, Van Forest a ah, Wesley So nella quarta partita del primo match che gli avrebbe permesso di chiudere il primo match in vantaggio, no? Perché era la quarta partita vinceva e vi chiudeva il match 2,5-1,5. E mezzo e mezzo. Mm -hmm. Siamo più o meno sullo stesso livello. Oppure il regalo che ha fatto Mamegiaro? Beh, penso che se dovessimo fare l'elenco di tutti gli errori in partite rapide. Eh, però quei due lì sono stati abbastanza, abbastanza grossi. Eh? Cioè, diciamo uh -huh. delle, delle cose che anche giocatori non di quella forza potevano vedere ed evitare. Ed è strano che giocatori così forti. Uh -huh. E Comunque, uno degli Aronian ha beneficiato di quell'errore di Mamejarov e adesso lo stesso Aronyan beneficia dell'errore di, di Liem Kwang Le. E il nero deve stare molto attento: il problema è che ormai i buoi sono un po' scappati: nel senso che qui o becca il perpetuo o se no becca matto, magari il matto non lo prende perché si continua a fare. Sto Pensando se c'è modo di dargli matto davvero, diciamo che fino a mangiare in F6, sicuramente lo facciamo. Ma non capisco perché non sia ancora successo sulla scacchiera. Prova a fare il refresh. Eh, no, 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 siamo. Ah sì, hai Sto ragione, pensando Hai ragione. Sì, ha beh, fatto. Non, è, non è possibile, insomma, eh, certo, certo. perché non ha necessità di stare qui. Le mosse atto, devo prendere atto che oggi non si aggiorna benissimo il VCS viewer eh? È una cosa che perciò devo, mm. mi devo ricordare, e lo faccio io l'importante è saperlo. Sì. Ok. Ora stavo cercando di calcolare alfiere di 4, uh -huh. ma non riesco a vedere come faccio a sfuggire a perpetuo con donna di 1. Ah, scusami, in realtà io pensavo che il re dovesse andare in H7 per avere torre G8. Ha messo il re in G8. In realtà non capisco quale sia il vantaggio rispetto al re in h7 di avere il re in g8. Su donna g6 e re h8 è esattamente uguale. Al Alfiere di 4 però qui è molto più attraente perché possiamo passare con re sulla colonna g, che non sarebbe possibile con il re in h7. Quindi donna di 1 re h2, donna e2, re g3. Scusa che sto mettendo a posto la, la tua, la tua ehm, telecamera perché ho preso atto che tu c'hai questa tendenza a spostarti verso destra. No, ma stai adesso l'ho messa a posto, cioè già puoi fare quello che vuoi. Ok, torniamo alla posizione. La è mi, dicevi, <ride> mi dicevi. Mi dicevi ReH8. Madonna e 6. Stavo bon... cercando di fare alfiere di 4 e di eh, capire sì, cosa chiaro che se il Bianco aggiungesse il secondo pezzo o li dà matto. Eh. Sì, infatti è vicinissimo. Evidentemente sta cercando un'idea tipo alfiere 7 in questo caso. Questo deve essere il motivo di fare donna e 6. Onestamente non ci capisco molto. Alfiere 7 sembra molto forte. Sì. Così anche quando il re arriva in H6 può fare alfiere g5 scudo. Sai che forse l'ha trovata? Alfiere 7 sembra davvero forte. Per fare alfiere g5 sotto il rg 8 scacco? Sì. molto interessante. Un saluto Oppure a Crisantoni. Ma avanti ancora. Eh, so. sì. non non è... bella. Mi piace al Fiere 7 perché prima di accontentarci del perpetuo, un tentativo di dargli matto, mi sembra un'idea un interessante. No? Al Fiere 7 sì. e sullo scacco, però ce n'è più di uno e dobbiamo trovare quello che vince davvero. Sì, l'unica cosa. Perché anche fare donne e 5 qui potrebbe essere una possibilità. L'unica cosa stavo pensando Sabino, ma su alfiere 7 il nero ti dà scacco sì. con il re. Tu a un certo punto per evitare il perpetuo dovrai arrivare in G4. Quando arrivi in G4, il nero ti dà scacco in G8. Tu fai alfiere g 5 per parare lo scacco e a quel punto. No, ti... no, faccio il re K5. Ok. Meglio perché Re, infatti ti dico Re perché h5. se no io ti faccio donna di 1 scacco e poi in h5 non ci vai più. Allora forse esatto. eh, ti do scacco in, in, in D1 su g 4 al posto che su torre G8 e non faccio torre G8. E io vado in G5, e tu vai in G5, e a quel punto faccio torre G8 h6 e donna di 2 scacco al fiere G5. G5 e al fiere G5. Uh, torre, torre per, per G5. Per, esatto, Torre per G5. H per G5. Donna H2 scacco. Re G6. Re G6. Donna H7 scacco. Re F6. E Donna G7. Matto. Evviva! Evviva che linea. Eh. E, tu, e' tutta la cieca. Bella? Eh, eh sì, adesso ha, ha giocato. Donna <ride> F6. Comunque, poteva, forse possiamo farla vedere ai nostri spettatori che diranno questi due sono impazziti. Vivo, allora, l'idea era scacco eh, diciamo che il bianco no, il fire fa f7 esatto scacco in d1 tipo re h2 eh, diciamo scacco in d2 re h3 scacco in d3 re g4 scacco in d1 re g5 torre g8 scacco re no scusa no aspetta re 6 sì sì e eh no, perché così non mi viene più quella storia del parare con Alfire G5. Sì, donna di 2 Ah, giusto, donna di 2 giusto, D2. giusto, hai ragione. Donna di 2 alfiere, alfiere G5, G5 torre per G5, G5, H per G5, donna H2 scacco, re G6, re G6, donna H7 scacco, re F6 e donna G7 matto. Esatto. <ride> Forte, Salino. Va bene, torniamo alla partita. Invece eh, Aronian ha giocato donna F6 scacco scegliendo di, um, non mattare, di, non, no, di non prendere matto <ride> non che forse è tutta forzata la linea <ride> sì, se questo Però piano non funziona questo non vale suo... molto sì, è evidente questo suo desiderio di non prendere matto sì. il problema è che qui nero potrebbe fare re a casetta che io insisto secondo me è l'idea giusta abbiamo visto quanto è importante avere torre g8 perché adesso e, devo fare e... una cosa, devo andare a inserire, le e... perché questa cosa i nostri spettatori ci tengono tantissimo, devo andare a inserire la situazione ambientale dei protagonisti. Mm -hmm. Intanto tu esibisci pure nel dire quello che vuoi, come mm -hmm. sempre peraltro. Regi 8 al tiro di 4. Donna di 1, re h7, donna e 2, re g3. Questa è la linea che volevo mostrare prima, e su cui comunque non sono del tutto sicuro. Donna di 3, sto cercando di avanzare, quindi proviamo re g4. Donna di 1, re g5. Sto cercando una guida molto giusto, importante. Eh? Sì, sì, vai tranquilli. Donna di 2 Rengi 6 Donna di... G... Sì, io, io ne racconto qui tanto, non preoccuparti. Eh, eh ma però il, il problema... è la Vorrei G6. tornare un po' velocemente perché non tutti riescono a seguirti alla cieca come tu supponi che possa accadere. Ah, tra l'altro Sabino, ti segnalo quando eh. hai un attimo di tempo che io ti avrei messo su Skype il nuovo backscreen, invece tu hai ancora quello vecchio. Dunque dovresti cambiarlo. Sì, va bene. E lo trovi nella chat sì. quando hai tempo. Um, se lo cambi, salvi. Subito. Intanto riguardo. che anche tu sei pausa tecnica. Sì, esatto. Allora. Ci perdonerà il pubblico, ma tanto non è una cosa lunga. Beh, siamo in attesa che su Don F7. Scusami, fammi controllare perché abbiamo visto che ogni tanto non sì, si può. Ah, ecco, vedi è successo qualche cosa allora donna f6 scacco perché non si aggiorna da solo donna f6 scacco re h7 donna 7 scacco re h8 donne 5 scacco ah, lo vedi correttamente però è diventato e al fine è e ovviamente minaccia matto in g7 il vantaggio è che così avendo obbligato il nero a mettere il re in g8 non c'è torre g8 scacco Sì, Nale, hai ragione, è refreshare la pagina. Purtroppo in realtà non è una pagina, perciò eh, non è così semplice, ma comunque ho, ho fatto una cosa che è come refreshare la pagina. Solo che lo devo tenere d'occhio perché mi devo ricordare che oggi fare bizza e non si, non si aggiorna da solo. Ok. Allora. Da G8 al Fire di 4 ha provato quindi. Esatto, vuol dargli matto in G7 e soprattutto sì. non vuole che, ci, che arrivi una torre in G8 quando il re si dovesse spostare sulla colonna G il nero allora, lo gioca però donna H6 una donna para, para il matto in G7 e l'entrata da donna in H8 ok la difesa con la donna in F6 penso che fosse quella che ho citato prima con la donna che va in G2 con la donna in E5 abbiamo un maggiore controllo sulla, sulla situazione in generale se ricordate facevo donna E2 sì. donna D3 qui mi aspetto donna Possibile. D5 Scacco, eh. Eh, sembra ragionevole idea donna di 5 scacco e con re dove vai? beh in f8 direi di no oh, sì. direi che solo f8 no, se vai in f 7 c'è donna f7, donna f7. Eh, quindi dunque, bisogna andare in f8 eh, sì, devi andare in f8 però anche andare in f8 fai in f8 e su alfere c5 torni in g7 perché se vai in e8 Becchi donna di 7 matto, dunque, devi per forza andare in G7 critica F6 F6, c'è anche donna di 7 eh? sì sicuramente. Donna di 7, entrambe regi 8. regi 8 che deve stare sulle case chiare. Sì, Forse hai ragione tu. Che in questa posizione no, non forse è F6, idea. intanto no, F6 Scusa, aggiorno cioè, perché per... le cose sono andate diversamente fina, fina... Mangiato, sì, ha, giocato, ha giocato in modo diverso Ha giocato eh, Donna H6 Donna G3 scacco Re F8 Alfiere C5 scacco Re F7 Donna per C7 scacco Re G8 Secondo il principio per cui ci mangiamo tanti più pedoni Donna possibile. G7 scacco Re H7 Ok Ok, però adesso uh, deve, deve ridare scacco in C7. Non necessariamente. Cioè, vedi anche una possibile C7? Ah, F6. Per, per tagliare te fuori te. la donna dalla, dalla sesta traversa. Mhm. Mm Beh, dire, donna per F6 mi sembra la prima da considerare Sì, c'è anche un Donna C1 scacco eh? però non posso ah, mai ero... mangiare non posso mai mangiare in C5 perché c'è Donna G7 matto però è un bel disturbo avere l'alfiero in presa sì. eh, mi piace il tuo suggerimento Senti, e Torre G8? Anche torre g8 mi piace su Dona c7 faccio re h8 torre g8 a mi piace perché secondi, voglio portare in gioco un secondo pezzo e avere due pezzi che mi difendono il re e magari anche due pezzi che attaccano il tuo re invece che uno solo perciò hai concet... tante belle ragioni sì concettualmente torre g8 è vero che questa posizione è una posizione molto pratica eh? perciò, alla fine i concetti ci stanno fino a un certo punto però torre g8 è arrivata la scacchiera e dunque potete clippare e fare un bonifico sul mio conto <ride> va bene ok eh, non, non lo so non mi ha convinto fino in fondo la mossa F6 oppure può darsi che invece non, convinto, mi dottore, G8, in fondo, <ride> non mi ha convinto finisciamo pari non mi ha convinto fino in fondo il mangiarsi il pedone C7 eh. non so Sì, è evidentemente il controllo della posizione non ha stava che... giocando per vincere non ha trovato il modo esatto di farlo e, e ha detto mi mangio un altro di... pedone così ho due pedoni passati tutte e due a due case della promozione certo. è una posizione molto difficile da valutare perché se il nero riesce a svicolarsi e coordinarsi chiaramente ha vinto e certo. se il bianco riesce a mantenere la dominazione ancora per qualche mosso potrebbe vincere Beh, anche per lui per esempio quindi. adesso donna F2 minaccia F7 sì che è una minaccia molto seria è anche molto semplice, voglio fare F7 e poi voglio fare F8 sì. stavo cercando di capire torre G4 dove porta eh, donna F5 scacco donna G6 donna T7 scacco bianco punto una specie di perpetuo R su re h6 alfiere 3 sono sempre terrorizzato che oh donna h5 sono sempre terrorizzato che, la... che non si aggiorni da solo odio quando non si aggiorna da solo perché vivo sempre nel dubbio che, che stiamo analizzando una cosa che la scacchiera ecco è arrivata f7 donna di 5 scacco re h2 cosa fa donna e5 scacco a me sembrava patta non riuscivo a capire qual è la risorsa qui per quello stavo cercando di fare torre G4 però magari non funzionava beh ma comunque eh, cioè al nero certo alla prima aveva posizione vinta ma poi come sono girate le cose eh, da un certo punto di vista al nero gli va di lusso a pattare comunque però prima di Torre G8 era bianco che stava cercando di fare patta, vero? Quindi, secondo me ti ridiriamo il bonifico, perché non sono sicuro che sia <ride> stata una grande. grande no, però e se, negli errori che sono seguiti, perché sicuramente hanno fatto errori entrambi. E alla fine, la, la patta è un risultato giusto perché errori di qua, errori di là, e alla fine patta. Certo, ci può Va bene, stare. Ci tuffiamoci nella partita di Wesley So. Posizione mm -hmm. alquanto complessa anche qui. Sì, però finita, finita patta. patta. Ah, allora, finite entrambe. Proviamo. Piuttosto um, che non l'abbiamo visto. Ah, è già cominciata quella dopo. Ok. Allora. Come dicevo, ieri mi piaceva molto di più quando le partite ricominciavano insieme. Eh, perché sarebbe stato carino analizzare la partita appena finita. Ma visto che è già cominciata quella dopo, dobbiamo tuffarci. Ma così abbiamo sempre l'azione in diretta. Quello Spettacolo sì. G4C. Quello sì. H4 avanti a te. Mi è, già, è partito con un G4 anche ieri contro, contro Nakamura. Eh? Prima partita ha la lasciato Re al centro, ha giocato G4, Torre G1, G4. Sì. Va bene. Al di là del fatto che stiamo scherzando, che, che è uno spettacolo, bisogna apprezzare che la mossa è molto sensata. Non è che ha fatto un G4 a caso, ha chiari no, motivi per farlo. Questa è un'iniziativa. Molto sensata. Non vorrei avere qualcuno sulla coscienza che fa G4 così <ride> Tanto beh, eh, certo. ha un motivo chiaro per farla: che sarebbe guadagnare tempo sull'alfiere, mettere in difficoltà l'alfiere campo chiaro. Comunque, un guadagno di spazio. Abbiamo visto il cavallo in G8, non è felice. Um, bel gioco. Qui suppongo Alfiere 2 sia l'idea del bianco. Dopodiché, cambierà l'alfiere, e l'alfiere B2 punta su G7, quindi è un ottimo Alfiere. Come fare con il nero a reagire? Una possibilità sarebbe fare F6 e poi E5. La più ambiziosa, però questo ci lascia in ritardo di sviluppo, che può essere un problema quando il bianco sta giocando in maniera così aggressiva e diretta sviluppando i pezzi. Oppure fare E6, alfiere per esempio D6 e poi cavallo G8 e 7. Sì, però devi stare molto attento che l'alfiere B2 sta e osservando sì. G6. devi stare molto attento che l'alfiere B2 attacca G7 dunque quando tolgo, toglierò l'alfiere da F8 sarà un problema sì. eh, credo che forse F6 sia necessario sì. però su F6 cavallo D4 propone il cambio degli alfieri e ci sono dei bei problemini con la casa E6 eh sì, le case bianche sotto certi aspetti ricorda un po' una carocanna questa posizione per certi temi H6 mossa furba. Il nero è pronto a mangiare in G5 sperando che il bianco sia inchiodato in qualche posizione. Sicuramente, questa è rilevante. Ad esempio, se il bianco gioca a cavallo di 4, qui alfiere per E2, seguita da H per G5, Allora, cavallo di 4 per, per E2 e adesso su donna per E2 fa H per G5 e il bianco non può prendere perché, ovviamente, perde la torre in H1. Dunque su H6 non può fare cavallo D4. E il bianco deve trovare un'altra mossa furba da fare. Cosa potrebbe fare? Potre potrebbe, potrebbe fare Torre G1. Potrebbe fare anche D3. Idea cavallo B 2. Polenta. Sì. Però sviluppa un pezzo. Sì, sono entrambe mosse possibili. Ehm. Um. Non so per quale motivo, ma è di molto C4. Molto... C4, che è una terza mossa, comunque sensata. C4 punta al controllo del centro. È una domanda importante. Attacca al centro del nero sì. sì. Già il Niro non è nero, che si sia sviluppato molto eh. Se poi ci aggiungiamo anche che perde, che perde il centro. Ha fatto E6? Ha fatto male che è la mossa di cui parlavamo prima, il problema vero sarà il far uscire la fila da F8. Sì. Forse un cavallo E7, cavallo F5, Sabino? Sì, sembra molto sensato. È cavallo E7, idea cavallo F5. Intanto un saluto a Piccolo Hulk, benvenuto. Uh -huh. e Stegema propone donna C2, donna C3. Ma in realtà, Donna C2 mi convince così, così, Donna C3 non mi convince de del tutto. Sì, su Donna C2 c'è il fiere G6. Eh, infatti vorrei evitare di dare guadagni di tempo al nero, oh, oh, perciò non mi piace tanto. Donna C2 C4 è una mossa sicuramente importante. Eh, spero per lui che abbia un'idea in più. Se non ce l'ha, forse era il caso di non giocarla. E puntare a più a sviluppare velocemente i pezzi, no? Sì, non mi piace particolarmente. Sarà perché non l'ho suggerita io e non capisco cosa serva più di tanto, e soprattutto in che modo vuole continuare. Non mi è molto chiaro. Eh, questo non per dire che sia sbagliata necessariamente, ma che quantomeno manca qualcosa. Spero che ci offra una spiegazione adesso. Però sta pensando tanto, che è strano, perché normalmente avrebbe dovuto considerare la mossa ai 6. Certo. Però è anche vero che stiamo parlando di una partita rapidi. I... I tempi sono diversi rispetto a una partita classica. In cui sicuramente, se fai C4 e non hai la minima idea di cosa fare su E6, qualcosa è andato un po' storto. E quindi, qui ci sta che uno fa una mossa un po', un po alla leggera. E... Oppure, sto leggendo male io il significato di tutto questo. Magari devi fare un refresh e lui ha dato una mossa nel frattempo. E adesso vado con il refresh, stavo, stavo settando quella cosa che ti dicevo, cioè ah, ehm, la questione ambientale. Allora, su C4, è seguita su E6 è seguita C per D5 e per D5. Ok, quindi almeno una ancora l'hanno fatta. Va bene? Sì, bisogna capire se il cambio del pedone C per il pedone E è una cosa che avvantaggia il bianco o avvantaggia il nero. A, a prima vista a me sembra che possa avvantaggiare il nero, eh, però... Non, non lo so, difficile da più che altro non ho capito esattamente cosa, cosa sta cercando di fare il Bianco, che tipo di idea abbia e come voglia continuare. Eh... Se lo sapessimo sarebbe perché ha fatto C4 presenti 5. Quindi prossimamente ci darà una spiegazione alla scacchiera. Devi darmi un attimo Sabino perché devo inserire i, i dati ambientali dei giocatori. Comunque, cavallo C3 sembra a questo punto una decisione normale per sviluppare rapidamente. E su C6, non mi è chiaro come uso quel cavallo in C3. Potrei provare a fare E4 in maniera molto diretta. Un'opzione molto, molto dinamica. avere il suo senso il bianco rovina la struttura di pedoni ma sfrutta il vantaggio di sviluppo potrebbe okay. essere la sua idea In effetti non è stupida forse su cavallo c3 più... è più moderata la mossa cavallo b6 per il nero e a questo punto e4 perde molto di potenza perché il nero è pronto più vicino all'arrocco lungo Comunque, un'ottima idea, visto che dobbiamo in qualche modo sistemare la posizione del re e un pochino abbiamo dei problemi sulla di, donna in questo, sulla di re in questo momento, quindi cavallo B6, anche se il cavallo non è bellissimo in B6 potrebbe essere una buona idea. È un gioco difficile. Su cavallo C3 anche il cavallo C5 è molto sensato, non avevamo bisogno di difendere due volte il pedone. Cavallo C5 si può fare il pedone è difeso dalla donna, e col cavallo in C5 proteggiamo anche la casa E4. Siamo pronti ad andare in E6 eventualmente. Mi piace molto in realtà questa cavallo C5, non l'avevo vista subito, um, sembra, sembra molto più adeguata. Sarebbe il caso di vedere le mosse di nuovo se ci sei. Ci sono, ehm, però eh, dammi solo un attimo perché volevo recuperare le telecamere dei protagonisti, mm -hmm. che invece per motivi strani non, non ci sono. Ok fammi capire adesso perché non ci sono non ci sono ma adesso ci saranno Dunque fatti... queste ho. posizioni questi giocatori sono molto più forti di me eh, posizioni molto strane strategicamente complesse con tanta tattica nascosta, queste sono posizioni molto difficili da giocare bene bisogna essere davvero forti perché visto vengono a mancare un po' i punti di riferimento, no? Ecco fatto. Come? Dicevo, perché vengono a mancare un po' i punti di riferimento. Anch'io, anch io come te, avrei dei, dei problemi perché eh, tutti, un po' tutti gli impianti di apertura che conosco, a cui mi appoggio, mischiando la conoscenza teorica con la compressione strategica, improvvisamente non c'è più niente. E bisogna un po' resettare e ricostruire da zero, no? E questo non è facile, sì, in una posizione molto pericolosa. Mm. Quindi... Quello, che è allora, evidente, non... quello che è evidente vediamo. è che il bianco ha un vantaggio di spazio e di sviluppo, perciò tendenzialmente dovrebbe stare meglio. E vedo anche una debolezza delle case nere de del nero, da parte del nero, no? Forse, però Scusa, molto dire, concreta, una debolezza per delle esempio. case bianche da parte del nero soprattutto se adesso il bianco riesce a cambiare la fila di case chiare. Sì, non lo so, a me è difficile generalizzare qualcosa che, non... <ride> che onestamente non ho capito bene. Sì, l'unica cosa che, eh... um, um, che manca al bianco è il cavallo in B1, che per ora è parecchio distante dal, dall'entrare in gioco. Certo. E Come che se anche gioca in c3 il nero con una semplice c6 lo tiene abbastanza bada questo cavallo in, in c3. Mm -hmm. Io avevo suggerito e4 in quel caso. E la mia conclusione era che il cavallo c5 fosse importante per il nero, ma di sicuro non hanno mosso nel frattempo. Quindi se riesci in qualche modo a forzare, no, no, ti confermo che non hanno mosso. Stanno pensando, eh, quindi la posizione è difficile anche... Che, che adesso ho finito di mettere a posto le varie cose, perciò sono stato attento e ti ah, confermo che, che l'ultima mossa giocata è stata a cavallo di 4. Siamo in attesa di che perché cosa ha intenzione di fare Wesley su. So. Immagino che la mossa più spontanea è al per per 2, seguita da H per G5. A questo punto vorrei sapere esattamente qual è l'idea del bianco. Perché ha sacrificato il pedone in questo modo? Quanto mi manca la possibilità di chiederlo lo Stockfish. <ride> no Sabino, non dire così. È arrivata al fiere per e due ah, donna di... per e due. E vedi che adesso mi sembra abbastanza evidente, lo possiamo anche far vedere ai nostri ascoltatori, come ci sia una debolezza eh, di tante case bianche nel campo del nero. No? In compenso, il per nero G5, però ha la possibilità di giocare no, ma... H per G5. E il bianco non mm. può giocare H per G5 perché la torre in H1 è in difesa. Dunque, eh. un, mi aspetto un H per G5 da parte del nero. Sì, mi sembra abbastanza. Salvo problemi particolari, mi sembra la mossa da giocare. Ci propongono H, H per G, donna G4. Forse sì ma non è convincente questo come minimo il nero può fare cavallo gf6 forzando donna per g5 Forse e non abbiamo spinto il cavallo per h6 però tolgo però poi mi metto il cavallo davanti alla torre nah. cavallo f6 gf hai cavallo gf6, cavallo donna, GF6 per donna per g5 io per cui 4... il bianco ha messo un... aspetta stavo cercando di dire una cosa sì. Il bianco ha messo un pedone di 5 per cacciare il cavallo e guadagnare spazio. Mm. Con questo cambio è vero che ha attivato la donna sulla, sulla colonna, ma la sua struttura è peggiorata, il cavallo è di nuovo in F6, il nero sicuro, eh, non è molto coerente con quello che ha fatto in precedenza. Torre H5 mi sembra la mossa più spontanea per il nero qui. Sì, hai ragione, io ho proposto cavallo 4, ma torre H5 mi piace di più. Che adesso il bianco ha anche un dove posizionare la donna, forse, forse in G2. Forse in, 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 in G3, forse in G2. Questa donna G4 non mi è piaciuta, no? Ma non è eh, una suggerimento. Era un suggerimento di Stegemma eh, sì, sì. e te la devi prendere con lui. <ride> no, ma non me la prendo con nessuno. No, eh. È una mossa da considerare. Penso che l'idea del bianco sia puntare assolutamente 100% sull'iniziativa. Cavallo C3, Rocco, Lungo e 4, in qualche modo. Eh, deve essere l'unica giustificazione a questo sacrificio. Però se lo fai, un sacco di materiale. Cavallo mm -hmm. C3, Cavallo GF6. Lungo tocca. Intanto H per è arrivata e il bianco ha replicato con Cavallo C3. Eh, è disposto sì. a, a eventualmente a dare anche il pedone H4, però attacca il pedone in D5 e prepara la Rocco Lungo. Mi sembra una scelta eh, saggia, nel senso che va per lo sviluppo. no? Sì, è un tentativo. Io onestamente non mi sento di dire di supportare al 100% nessuno dei due. Eh, se dovessi... Boh, puntare su qualcuno in realtà penso che punterei sul nero, però con non tantissima convinzione. Mm. Perché comunque per attaccare davvero bisogna avere tante risorse. E mi sembra che il nero, tutto sommato, abbia una posizione molto solida. Un paio di idee interessanti su come difendersi. Il Quindi, re può andare sia sulla di re che cioè, sulla di donna. Qui Sabino, un C6? Cavallo GF6, Cavallo Gf6. sviluppiamo. Ok, Cavallo GF6, giusto. Perché sviluppiamo. Tanto H per G5 non si può fare. Giusto, hai ragione. Esatto. Più Cavallo GF6 che C6. Perché muovere un pedone quando posso sviluppare un cavallo. Sì. arrocco lungo, Torre per h 4 Non, non è chiara bianco a torre per H4, presa e 4. La posizione è complicata e confusa. Però il nero può fare al c 5 forse non lo so. Forse lì c'è cavallo F5. Il bianco ha del compenso, ha idee. Eh, sì, questo era quello che voleva fare. Comunque si assume un rischio piuttosto grosso. Magari avrà ragione, magari avrà torto. È difficile, difficile da dire, davvero. Eh. Comunque stiamo parlando di giocatori molto forti, entrambi, quindi sicuramente faranno valere le loro ragioni. Qui torre per H4 mi sembra... però non è così facile. In realtà su torre per H4 forse E4 immediata potrebbe essere un'idea. essere una sfumatura interessante perché se il nero mangi in H1 rimangiando con la torre possiamo entrare in H8 per Scusa, il nero è scomodo nelle torne 7 sto seguendo, eh, che sto guardando comunicazioni di servizio da parte eh, sì. dei nei nostri registi la prima cosa che mi ricordano è che in questo momento c'è in corso addirittura un, uno sconto del 50% per quanto riguarda Uh, accessible il sito uh, gemello di, di, di Cess24, perciò se vi interessa uh, tutto quello che viene realizzato in termini scacchisti su, su Cessable uh, potete um, um, iscrivervi col 50% di sconto, e è uno ascolto molto interessante, naturalmente invece come col, col codice Italia potete beneficiare del 40%. Sugli abbonamenti premium di chess24 è arrivata a rocco lungo e torre per h4 il fondo giustamente il nero dice se mi devo mangiare un pedone cambio una torre certo a questo punto voto e4 e4 subito piuttosto che torre per h4 anche se sono cose molto difficili queste la posizione sta esplodendo si sì. eh... Il bianco è in vantaggio di sviluppo, il nero è in vantaggio di due pedoni. Eh, al nero mi sembra manchi una mossa alla sicurezza. Eh, sono d'accordo se, a... se il nero avesse l'alfiere in, in E7 o in D6 eh, sarebbe un po' diverso, eh, però gli manca una mossa, certo. bisogna vedere se quando, quando, quando si aprirà la posizione se il re è ancora in E8 può avere dei grossi problemi. Eh? Sì. A meno che non gioca un alfiere 7, re 8 re g8, con una specie di arrocco artificiale. Però la colonna G è già aperta, per quello mi preoccupavo un po' questa cosa. Eh, ma è giusto, fai bene a preoccuparti. Ci propone Stegemma f4. Ma f4 potrebbe essere interessante, però il nero non ti mangerà mai in f4. Eh, piuttosto ti potrebbe, non so, cambiare in h1 e poi fare g4. Eh, forse E4 che dice Sabino punta di più sul re. In realtà la mangerei. Torre in H1. Torre per H1 G per F4. Mm. Ah, forse vuole fare cavallo F5. In questa posizione. Faccio cavallo. No, non lo so, le possibilità aggressive sono talmente tante. Anche qui c'è Cavallo F5. Eh, fate di anche, su... anche qui c'è Cavallo F5 che è interessante, no? Torre per H1. Pre... Torre per H1. G6. G6. Ok. Dicevo che avrei voluto avere un pedone in G6 per togliere Cavallo F5. Così se me la dai e gratis. E poi ho giocato Torre HG1. Un'altra ancora. Sì. Io ero questa che questa mossa ha dei pro e dei contro. Mantiene più pezzi sulla scacchiera. Attacca il pedone in G5, però permette anche il nero di tenere una torre in H4 a controllare la casa. Per esempio, E4. E la quarta traversa. Sì. Io sto quasi pensando che prendo una pausa dal commento perché la posizione è troppo difficile. <ride> mm. Io invece sai che mi devi dare 30 secondi, la prendo veramente perché eh, metto sul caffè, <ride> ci vuole un caffè okay, in questo vai, momento. Vai tranquillo, allora cerco di spiegare cosa sta succedendo, anche se abbiate pazienza, è davvero difficile questa posizione, probabilmente la maggior parte di quello che dico è sbagliato. Eh... Su C6 fa torre per G5 con la minaccia di cavallo F5. Quindi C6, è una mossa solida, tranquilla per cercare di prepararsi a roccare lungo, ma il bianco è molto veloce, molto diretto. In generale, un pedone di vantaggio non è tantissimo. Quindi per avere un vantaggio un po' significativo, il nero dovrebbe cercare di tenere due pedoni, eh, però fare una mossa tipo G4 qui pur interessante è molto rischiosa. Un buon motivo per fare G4 è che possiamo provare a fare Torre H5 e Torre C. Però in posizioni tipo questa dove siamo sotto attacco non abbiamo tutto il tempo che vorremmo, quindi su G4 probabilmente è il momento del bianco di fare E4. E probabilmente è una versione migliorata della mia idea precedente, perché il bianco non ha avuto bisogno di cambiare in H4. Quindi la mossa G4 eh, forse però E4 sembra molto pericolosa. In più la torre in H4 è sempre sotto tiro di cavallo F5. Una possibile soluzione è un pochino rendersi conto e dire faccio G6, che è una mossa che dicevo mi sembrava desiderabile, per mettere torre per H5 e accontentarsi del fatto che abbiamo un pedone di più e almeno abbiamo rallentato un pochino il bianco. Eh, dopo torre per G5 abbiamo D5 in presa, quindi magari C6 in quel caso, che si poteva anche fare C6 prima e G6 dopo. Abbiamo l'idea di fare il H6 in qualsiasi momento, ma il nostro alfiere non starà benissimo in H6, quindi preferirei non farla troppo presto. Eh, se avrò bisogno di un tempo urgente contro la torre, sì, soprattutto se il bianco fa 4 potrebbe essere interessante avere il H6, ma finché il pedone è 3 l'alfire in H6 non è così bello, quindi... quindi in definitiva non lo so, eh, però questa è qualche, è qualche osservazione. Un'altra cosa che possiamo fare è la mossa bruttina cavallo B6, dicevo il cavallo non sta bene in B6 e neanche qui è la posizione ideale ma comunque difende D5 e sta cercando di dare un po' di spazio alla donna per fare il rocco lungo um... eccomi qua Sabino sono tornato vedo che l'idea la... di E4 si è materializzata e vedo anche che il nero ha giocato un G4 no G4 avevo detto che non mi piaceva stavo cercando adesso di far funzionare cavallo B6 con il nero scusa faccio un passo indietro G4, per capire 4. cosa è successo torre H1 HG1, il nero ha fatto G6 per impedire cavallo F5 però allo stesso tempo ah. perde, G6. Okay. perde un tempo mm -hmm. e, e indebolisce le case nere il bianco ha fatto cavallo F3 attaccato la torre in H4 torre H5 E4 e su E4 G4 ok allora questa è una cosa diversa va bene Ok, Sì ero indeciso se suggerire G6 o cavallo B6 Era un po' l'idea che stavo cercando di mettere insieme Calle eh, F3, Torre H5, 4G4 Qui adesso bisogna urgentemente trovare una mossa col bianco Altrimenti perde il cavallo Immagino che abbia un'idea Però la torre in H5 è pronta ad andare in E5 anche Quindi mirò diversi difensori Istintivamente mi sembra che il nero abbia ragione. Mm. Sue Verdi 5, donna e 7 sicuramente, l'idea del nero, cerca di proporre il cambio delle donne. Ed è molto importante una mossa tipo donna B5, G per F3, torre E1, una delle due, il nero a torre E5, bloccando la colonna E. E non è finita neanche questa però. Torre per E4, alfiere per F6, torre per E1. Sì, per E7, torre la buona per notizia D1. per il Nero è che non ci sono più le donne sulla scacchiera. Ah, hanno cambiato le cose. Eh. Sì, perché ha giocato <ride> okay. su G4. E seguita E per D5, donne e 7. Adesso il bianco ha il pezzo mm. in presa Gioca a cavallo di 4. Il Nero sì. mangia in E2. Cavallo D per E2. E ora al fiere di 6. E adesso il Nero è pronto la prossima mossa a arroccare. Direi che. Sì, è di sicurezza che Adesso è sicuramente il motivo E5, per 5 perché il cavallo attacca Alf, giustamente. Prima al Fiere per G3 e ora a Rocco Lungo. Re al sicuro, situazione per il nero sotto controllo. C'è anche un Torre F5 che andrebbe considerato e tiene freghi dello scacco in, in E1? Si. Sì. Beh, ma non posso fare arrocco lungo e fare torre F5 magari la mossa dopo? Eh, non vorrei che succeda F3 nel frattempo e l'occasione è passata. Ho capito. Però forse, forse no, forse c'è torre H3 in quel caso. Non so. Ma è grave torre 1? Ma eh, non so, sono se successe... non ho postato andare in F8 sì, poi farò torre, torre 8. No, non è così grave, no. Ma effettivamente torre F5 può essere anche tranquillamente giocata, hai ragione. Sono io che certe volte sono un po' troppo dogmatico, dunque. Eh, voglio completare il processo arroccando lungo. Mm -hmm. Ci sta, ci sta. Magari anche la mossa giusta. Cioè, sembra comunque una mossa sì, molto sensata. Comunque, quindi... mh, anche, anche tor torre F5, torre 1, Re F8 e poi la mossa dopo torre E8, o torre per F2, ovviamente. Non sembrano sì. male. Ehm, ok, comunque. La mossa adesso è al bianco, bianco perché il nero. Io vedo tutto sempre con molto ritardo probabilmente. Eh, ma anch'io adesso, infatti, per quello che mi sono bloccato. La mossa è scusami, è al nero. Sì, anche perché il bianco ha solo 37 secondi. Questo è un bello svantaggio per Artemiev, eh? Eh sì, non è riuscito a trovare il modo di sviluppare l'iniziativa in quella fase. Sacchi in realtà al nero ha cambiato le donne, che è una mossa prudente, molto pratica e uh -huh. presumo corretta. Eh, ha fatto Torre F5. Eh, però poteva anche considerare un mediogioco un po' più raccapriccio con Torre F5 eh, per farci divertire. Però, evidentemente, preferisce vincere la partita al posto di farci divertire. Ecco, quindi mi sembra, mi sembra un punto a suo favore. <ride> torre E3 scacco Una tardi, torre E3 scacco e adesso possiamo in realtà andare in D8 o F8 vabbè viene più spontanea rf F8 Sì, viene più spontanea rf F8 decisamente ma non si sa mai anche i suoi motivi Sempre spiacevole quando ci sono delle decisioni non del tutto ovvie in una posizione dove vorresti avere una sola mossa sensata. Certo. se ce n'è solo una, devi pensare, devi solo muovere. E quando ce n'è più di una, puoi confonderti. Posizione così bella, poi. Sul F8 c'è Torre H1, magari, come idea. Ah, però c'è anche su Re D8, quindi cosa sto dicendo? Appunto direi che punto su F8 senza grossi problemi perché sembra sì. 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 una mossa più, più normale. No, oh, sì. ci sono più problemi di quello che mi sembrava, hmm. forse scopriamo che la tua mossa Rocco Lungo era quella più precisa. essere, può essere. Sì, perché RF8 torre H1 è davvero come minimo non così chiara come pensavo. Sì, adesso è successo un po' di tutto. Chiaramente il bianco deve tenere un certo ritmo perché avendo 50 secondi sull'orologio deve giocare veloce, no? Dunque dopo RF8 seguita torre H1. Uh -huh. cavallo h5 alfiere a3 scacco re g8 torre 7 torre d8 d6 uh -huh. qui forse poteva anche provare c5 comunque presa in, in d6 no. alfiere per d6 e cavallo df6 comunque molto, mi sembra molto logico il gioco, il gioco del, del nero no? No, direi che ha ripreso il controllo il nero e non c'è nessun problema. Questa la vedo molto, molto male per il bianco. Corre per F2, ad esempio. Il nero di nuovo il controllo della posizione: assolutamente questo è. Sì, probabilmente il bianco giocherà un D4 e proverà a mangiarsi B7 A7. Sì, il però il, nero proverà è che il pedone fare G3. G4 Anche. è un po' il pedone. C'è anche nel dragone, no? È un pedone che va molto velocemente a donna. Eh sì. Infatti, le, donne, le cose stanno proseguendo proprio in questo modo. Tanto io mi sono graffettato un dito così. Ah. per soffrire anch'io un po' come, <ride> come il bianco in questa posizione. E adesso ho estratto la graffetta. Va bene, G2. Cavallo D1 per impedire torre F1 scacco che gli dava la vittoria al, al nero al colpo. E adesso il nero eh. ha anche torre F2 per D2. Sì, direi che siamo agli ultimi momenti di panico per il bianco. Tra l'altro torre F2 per D2 sì. minaccia poi torre per D1 scacco. Anche. Minaccia torre per E2, minaccia torre 2 minaccia cavallo 4 minaccia tutto. Minaccia un po' di tutto, sì. Sì, Sembra è davvero... Sembra che la posizione sia... Ecco, è arrivata torre per Sì, il nero ha vantaggio di materiale e, e, diciamo, posizione dominante. Sì, quindi... il bianco ha ben due pezzi che sono sì, totalmente passivi, la torre in G1 e il cavallo in D1. Già adesso gioca torre B8. Ok, chiaramente eh? non si può fare torre per D1. Però si può fare per esempio torre vero. per B8, alfiere per B8, torre per A2. Sì, presumo che su torre per B8 mangerà la torre in D2 che è quella più importante. Questo è vero, su questo hai totalmente ragione. Re per D2. Adesso di nuovo scacco diciamo Re 2 no Re 2 sei sotto il colonna sbagliato Re C 2 necessario ah è vero perché c'è torre 8 per perdere l'alfiere Re C 2 e adesso Cavallo G4 Cavallo G4 che okay. eh sì. vuole mantenere il pedone in più giustamente l'unico modo di impedire Cavallo F4 è Alfiere C7 che però torre C8 in chiodatura esatto. e, e quindi qui arriva Cavallo G4. F4 Ah, però vuole fare il di 2, non è ancora finito. Vuole fare il vuol file di 2. C'è sì. ancora, ancora un po' di lotta, dai. No, stavo guardando sul file di 2 se era possibile sacrificare la qualità, ma nell'immediato mi sembra di no. Perché poi volevo fare cavallo H2, cavallo F3, però c'è Re2 che mi dà fastidio. Sì, l'idea è molto creativa, ma non, non ci conviene. Anche perché se cediamo il pedone G2 in qualche bel modo, no, che comunque che è una fine di 2. Ok. Adesso sto pensando a Torre di Aguà. È molto bravo a recuperare il pedone G2. Sì, adesso certo, la posizione è ancora di vantaggio per, per il nero, però già con un pedone solo e poi adesso i pedoni sono molto più distanti alla pro la promozione, il bianco ritorna in pista. Sta peggio. Eh però. no, ha dovuto tirare la ha ceduto la esatto. Sta peggio, però almeno così se la, la, la gioca, Come scusa? No, dicevo che sta peggio però non c'è più una linea immediatamente vincente per il nero o delle minacce immediate, il nero deve ricominciare a lavorare sulla posizione per fare di nuovo G5, G4 e via. Beh, ha due pedoni passati. Eh sì, ha due pedoni passati. Sì, non è riuscito a vincere subito forzatamente, quello sì. Quindi è stato bravo, il bianco sta lottando, però è molto molto duro. Comunque, sempre meglio che perdere subito, questo. questo di sicuro, gli diamo atto del fatto che ci sta mettendo tutto quello che può per cercare di... E eh, questi giocatori, prima di... Per rendere la vita difficile. Prima di perdere... Cioè... A5 ha fatto. Non vuole perdere pedone A, giustamente. A fare a 4 e a cambiare la propria debolezza piuttosto che perdere il pedone. Capire se il bianco qui punta a fare a 4 e fissare una debolezza del nero cercando di vincere oppure se semplicemente permette il cambio e cerca di correre col suo pedone rimanente. Niente, ha puntato al cambio e eh, a correre. cosa posso dirvi gli scacchi sono un gioco difficile ma secondo me nero questo dovrebbe vincerlo senza troppe difficoltà torre 4 li fare 3 penso che il finale di torri sia vinto senza troppe discussioni quindi cavallo e 3 sembra una macchia seria mm -hmm. in so più se 4, il cavallo 4, si sposta da lì sarà molto a 4 cavallo e 3 sì penso che sia questa l'idea Sì, il bianco è disperatamente aggrappato a, a, um, al pedone A eh, che possa andare il più velocemente possibile per, verso la promozione, però è chiaro che se rimani solo con le torri, il nero in futuro avrà anche la, la, um, la possibilità di, di sacrificare la torre su, sul pedone. Questa è un'idea interessante, quella di entrare nel finale di cavalli invece che di giocare al finale di, eh, di torri però no? è sufficiente Sabino? cioè se io accettassi e poi piazzo un cavallo in c... se io accettassi e piazzo un cavallo però, in c che controlla, che controlla il, la promozione fino a, fino a 8 e a 6 e, così, e guadagno anche un tempo ora facendo F5 mi sembra che anche il finale di cavalli sia senza, sia senza grosse possibilità per il per il bianco l'unica cosa è che il bianco può tentare di scalzare questo cavallo no in realtà secondo me il trucco è che il bianco fa tipo cavallo c5 per dire e poi corre con il re molto velocemente sull'alire se il cavallo è troppo distratto e riusciamo a bloccare Cioè se non promuove subito il nero e Il cavallo è distratto di là? Perché tu vuoi cercare di arrivare in una in cui, a una posizione in cui magari riesci a sacrificare il cavallo bianco sui due pedoni sul lato di re, e tanto il cavallo nero non può intervenire perché sì. deve, te, deve tenere a bada il pedone a 4. È per questo che esatto. il finale di torre. So Nella descrizione, Allora il Bob il BOB 78 ci chiede: ma come funziona questo torneo? È un torneo a tabellone tennistico. I quattro giocatori che sono rimasti sono alle semifinali. Oggi ci sono le semifinali di andata. Giocano Artemiev contro Wesley So. E eh, gioca Liem quang Le contro Levona Rognan. Chi vince il match di andata ehm, si porta in vantaggio 1-0. Se domani pareggia oppure vince il match di ritorno va in finale. montepremi del torneo sono 100.000 dollari. E hanno partecipato tantissimi giocatori che potete vedere, vediamo un po' questo è il tabellone. Innanzitutto, eh, 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 tutte informazioni importanti, ma in questo momento sta succedendo la magia sulla scacchiera. Quindi non perdiamoci la magia perché siamo qui apposta per quello. Tutto hai sommato. ragione, hai ragione, Sabino, eh... hai ragione. Credo che Bianco abbia appena dimostrato che il cambio delle torri è stato un errore. Esatto. Eh, ha trovato il modo concreto di farlo. Eh, la stessa idea che stavo descrivendo io, ma lui è riuscito a dimostrarla in maniera concreta, precisa, con quel cavallo di 5 E poi davvero. la centralizzazione, davvero... eh, Sabino. La centralizzazione del, del cavallo in D5 e del re che eh, tenta eh, di andare in E5. Sì, il piano è correre con il re sulla di re. È stato molto importante fare cavallo D5, perché è riuscito a stabilire al 100% che il cavallo è fuori gioco. Vi dicevo che è molto importante che il cavallo sia distratto. Con cavallo di 5, proponendo il cambio, è riuscito a costringere a nero a prendere la decisione definitiva che il cavallo sarà in a 6. E a questo punto, riuscendo a portare tutta l'attenzione sulla di re, abbiamo re cavallo contro due pedoni, e l'obiettivo del bianco è semplicemente sacrificare e uccidere questi pedoni. E non c'è assolutamente modo ragionevole, mi sembra. Per il nero di fare. Sì, dobbiamo tornare alla fine a vedere quel punto in cui, il in cui il bianco ha offerto il cambio dei cavalli delle torri invece che dei cavalli. Se il nero poteva evitare questa cosa perché si va dritti in questo tipo di finale. Il nero ha sbagliato la valutazione. Ha pensato quello che abbiamo pensato noi inizialmente, cioè che i due pedoni fossero sufficienti, che il bianco punta sul pedone A. In realtà, in quel momento, smette di puntare sul pedone A quando realizza che c'è l'altro piano che è. E portare sul direi eh, bel trucco strategico eh, poi quel cavallo di 5 l'ha fatto in maniera mi molto mi sa molto. Che, si è, che siamo lanciati verso la patta eh. Eh, direi proprio di sì una patta da mangiarsi le mani perché al nero bastava un pochino eh, diciamo non cedere nell'istinto delle semplificazioni mantenere le torri in gioco e aveva direi davvero eccellenti possibilità di, di vincere ad esempio sì, torre 6 l'avevo letto in un articolo di, di eh, Shusa Polgar che parlava di Sow e diceva che ha migliorato questo suo difetto con gli anni ma ha ancora la tendenza ogni tanto come per esempio oggi per evitare dei rischi a semplificare eccessivamente la posizione quando magari non dovrebbe Chiaramente il gioco di scacchi è difficile, nel senso che tu non semplifichi, poi magari sbagli e da vincere finisci addirittura che perdi. Semplifichi, finisci in un finale come questo dove butti via mezzo punto perché non riesci a vincerlo. Esatto, l'unica cosa chiara è che sbaglieremo sempre. <ride> esatto. Io per esempio ho un po' la stessa tendenza di So, cioè che più di una volta mi è capitato di, per evitare i rischi verso la fine della partita quando sono più stanco e magari ho anche poco tempo, di giocare delle linee che tendono a semplificare troppo e rimettere in, in gioco il mio avversario concedendo ma magari delle chance anche di pattare. Uno che in questo caso semplicemente si aspettasse di vincere facilmente. Esatto. Che è la prima cosa che ho detto anch'io, dopo ho avuto quell'attimo in più per, per ripensarci. E spesso succede così alla scacchiera, in realtà non so quante partite... Eh, mie e di altri sono state decise in questo modo quell'attimo in più in cui ripensi a quello che hai appena pensato e dici ma è davvero così ti cambia tutto però se certo. due minuti sull'orologio sei sotto tensione esatto. eccetera eccetera può assolutamente e non è così difficile sì sì il problema è proprio questo Perché, vedete... quando lo rivedi lo rivedi a mente fredda dopo la partita senza lo stress della partita e, con... e senza il tempo che ti assilla dici ma come ho fatto qui a non mi accorgermi a non accorgermi di questa cosa no? che è anche il frutto di sì, sì. moltissimi errori molto... in zaino, che dici, come mai ho fatto questo errore in zaino? Era così semplice? Sì, sì. Senti, intanto ci dicono, ma ehm, i Montepremi sono più alti di quelli della FIDE, ma certo che sono più alti di quelli della FIDE, perché il, il Champion Chess Tour ha un milione e mezzo di Montepremi, non sono molti i tornei della FIDE che hanno un milione e mezzo di... Di dollari di montepremi, perciò è chiaro che sono più alti: se no, il, eh, questo tour di 10 tornei non avrebbe avuto il successo che ha avuto. E tra l'altro, è il secondo, perché l'anno scorso il Magnus Carcer Invitational, altro tour di 10 tornei, aveva un milione di montepremi. Dunque in due anni il, eh, il gruppo Play Magnus ha portato negli scacchi 2 milioni e mezzo di dollari. Poi questo non toglie nulla alla Fide che sta facendo un ottimo lavoro anche lei. Eh. Da quando è arrivato il nuovo presidente si sono visti tantissimi miglioramenti e tantissimi sviluppi eh, sotto il profilo degli sponsor e dei tornei. Ci spostiamo sull'altra partita? Sì, tu dici che eh, visto che hanno pattato non è una cattiva idea. Allora ci spostiamo sull'altra partita. Andiamo a vedere la partita fra... Eccoci qua Fra Liem Quang Le E Levona Aronian Ti faccio prendere confidenza con la posizione Sabino nel frattempo vado a recuperare Le eh, telecamere Intanto Artemio è ancora la sacchiera Che sta analizzando um, Quindi vediamo Un pedone C passato Sicuramente il fattore fondamentale nella posizione: i pedoni sono pari, quindi il nero ha sicuramente iniziativa sull'A un pedone in più al centro che compensa le sue sofferenze di là. Il pedone C è bloccato, quindi molto importante l'alfiere di 6 difensore e anche sotto attacco: quindi il bianco non può fare un po' tutto quello che vuole, deve stare molto attento a non perdere al pedone C6 che è, oltre che una forza può essere una debolezza ultima mossa G6 serve a controllare sicuramente la casa F5 e non sono sicuro se esiste una minaccia di E5 in questo momento probabilmente no perché il pedone C6 è ben difeso ma in generale è qualcosa da considerare in qualsiasi momento quindi questo rende la, lo sfruttamento del pedone C6 molto difficile al bianco um, il pezzo peggiore nella posizione mi sembra il cavallo D3 che mm. non sta facendo tantissimo e direi un ottimo voto al cavallo E4 e al fiere D6 che sono molto attivi eh, sì, nero davvero i pezzi molto attivi in generale non è chiaro se abbia un'idea speciale per giocare per vincere forse al fiere B8 e la donna in C7 forse H5 sulla di re non è facilissimo, però il pedone C6 è sempre molto forte. E anche il bianco idee tipo donna B2, donna B7, cose di questo tipo. Quindi in generale direi leggera iniziativa per il bianco. Una mossa tipo donna B2 mi sembra sensata. L'idea è che su E5 voglio fare cavallo B5. Tanto ti segnalo che, che l'Evona ha fatto 8 posizioni diverse davanti alla scacchiera e dunque mi fa impazzire per mettere a posto la telecamera ah. eh, io mi rendo conto invece che donna B2 è una pessima mossa perché il cavallo D3 rimaneva in presa quindi se vuole fare l'idea che stavo cercando di fare è che donna B7 deve fare donna B3 necessariamente um, rimane il fatto che su donna B3 c'è torre B8 volendo e la donna viene allontanata Non mi è facile trovare tante tanti. Ha fatto donna B3 davvero. Ha fatto reggi 7. Evidentemente punta qualcosina di più con il nero di Torre B8. Oppure c'è un difetto nascosto di Torre B8 che non ho visto. Torre B8 per tornare in C8, intendevo. E reggi 7, ok. Reggi 7 adesso permette, forse, donna B2. però. Se vogliamo giochicchiare un po' con quell'idea, mm -hmm. oppure possiamo provare donna B5. Però su Donna B5 forse torre per C6 è il trucco tattico. No, è impresa. Sto lasciando la roba impresa, scusatemi. Era un'idea troppo creativa. Torre per C6 però c'è torre per C6. Donna per B5, cavallo per B5, non c'è nessun altro che attacca la casa C6. Questa è stata un po' l'illusione che mi è... <ride> che mi è in testa. E qui Donna B5 si può fare. Strategicamente penso corretta perché vogliamo togliere i difensori del pedone, cioè i bloccatori del pedone, e... donna per b5 cavallo per b5. Adesso il pedone c6 è diventato molto più forte perché, sì, stiamo attaccando l'altro bloccatore che è il gire di 6. Non è chiaro se il bianco o un bianchero a vantaggio, però eh, mi piace. Forse si sì, sta minacciando f3. Donna b5 sembra molto forte. Eh... Scusa, ho, voglia, ho voglia di nero... biscottini Sabino. Donna B5, intanto sembra sì. un'ottima idea. Difende direttamente il cavallo in D3. E, e offre la possibilità al nero di cambiare le donne, ma arriverebbe un cavallo in B5. Sì, esatto. Quindi stavo appunto elaborando che donna A2 potrebbe essere una mossa interessante per il nero. Mantenere le donne in gioco. E intanto C7 non è una minaccia perché è ancora in presa al momento. E mentre lo dico mi rendo conto che in realtà C7 è possibile grazie al trucco cavallo per 6 in generale. Mm. Forse puoi muoverlo sulla scacchiera? Certo. No, donna, donna 2, cavallo per 6, F per 6, donna b scacco. Ah, sì, no quella non funziona c'è torre c7, c7 volevo fare c7 sì. volevo fare c7 con il bianco per aprire la strada alla donna su, su d7 no. una mossa prima forse funziona anche qui però sì. anche in questa versione è interessante anche questa eh? c7 prima stavo pensando così Intanto, donna 2 sulla scacchiera ah, però, e il bianco scusate, ha giocato. Donna B7. Donna B2, H7 prima. <ride> Analizzo sempre una posizione diversa rispetto a quella che hanno sulla scacchiera. No, no, ma mentre noi analizzavamo quella posizione, nel frattempo è arrivata donna 2 e il bianco ha giocato. Donna certo, B7. Era stato un donna B2 era H7 intermedia anche prima, che è molto carina. Sì. Per costringere il re a spostarsi. Eh, il re sembra peggiore in H7 perché è più lontano. Quindi questo è il senso, donna B1 ripropone il cambio, in realtà queste mosse servono solo a peggiorare un pochino la posizione del nero. Eh... Però forse esagerato un pochino perché qui adesso c'è donna per B1, imprevista. Donna per B1, torre per B1 e 5. Avevo detto che questa è sempre da considerare ogni mossa e la mia ansia per il pedone C6 è tale che sono molto contento di riuscire a fare i 5 eh, probabilmente finirò in un finale appena appena spiacevole con il pedone isolato ma l'esperienza dice che questi finali sono patti ok e ho fiducia che Ron erano... sappia come si fa eh, non sono credo mai riuscito a vincerne uno col bianco ne ho avuti un paio Quindi scommetterei che a questo punto punti alla, alla patta con il nero. Eh, si potrebbe dopo rivedere, se abbiamo del tempo, questa posizione, trovare il modo esatto di, di avere un vantaggio chiaro con il bianco. Penso che ci fosse la possibilità, c'erano diverse risorse, solo che è stato un po' troppo sottile a un certo punto e adesso si sta beccando queste 5. Stai muovendo tu o stanno muovendo loro? Stanno muovendo loro. Ok. Io stavo mangiando il biscotto. Allora ha giocato. g 7. g 7 non si accontenta, vuole proprio giocare per vincere. Eh sì. Comunque gli piace vincere pericolosamente. Perché qui torna di 7, appunto. Lo sta facendo. È più ambizioso, sicuramente. Ah. Anche Il bianco minaccia Torre per C7 Cavallo B5. Esatto. Sta eseguendo la manovra che dicevo: eliminare tutti i bloccatori. Re C7. Presa, presa, Cavallo B5. Gioca F8. Presa, presa, Cavallo B5. A e me sembra la... che e poi ci sia. Un... Sì, infatti non ho colto. Ha esagerato, eh? È appunto, ma assolutamente, ma ha esagerato, ma non di poco anche. Sì, è deludente, direi. O c'è qualcosa di incredibile che non ho visto, ma mi sembra improbabile a questo punto. Ha ah, perso un pezzo. Perso un pezzo, pazzesco. Eh sì, magari c'era una confutazione della mossa E5 prima. È l'unica spiegazione, altrimenti non Guarda, capisco proprio. Torniamo al secondo successo. nel momento in cui gioca re G7. Esatto. E5. La mossa E5. Sì. Non, non capisco forse... proprio. Perché... Puoi fare cavallo B5, puoi fare cavallo F3. Ma cavallo B5 è fattore per C6, no? Esatto, cavallo per D6, cavallo per E5, questo finale... Cavallo per D6 e a questo punto cavallo per E5. Esatto, torre G7, sì. Va bene. Torre G7 e torre, torre B7. F6, torre, sì. torre F6, tipo okay. F3. Non... Sì. Bianco okay, leggermente, non è la... leggermente meglio, ma come hai detto persona. tu, da qui a vincere ci passa tantissimo. Invece gioca sì, Re7. Direi due punti di domanda. Torre B7, sì, Re tappa, F8. Sì. E adesso si, si becca al finale con due sì, pezzi contro mezzo. uno. Sì. Non è il finale, diciamo, quello super esageratamente facile perché non ci sono tanti pedoni, non ci sono mosse particolari. Eh, però un pezzo è un pezzo certo. <ride> quindi eh. e, beh direi per esempio cavallo di 4 per tagliare fuori l'alfiere seguita da cavallo di 5 sì mi sembra un'ottima idea diciamo che nella maggior parte dei finali con un pezzo in meno non abbandonare sembrerebbe irrispettoso qui c'è un minimo di lavoro quindi ci sta a giocarlo Intanto no, Saggio, vuole, vuole assaggiare i miei biscottini? Devo dirti che sono molto buoni, infatti mi devo fermare al primo pacchetto da tre biscottini perché sono biscottini eh, cookies americani eh, che uno tira l'altro, perciò <ride> bisogna cercare è un di... nuovo sponsor. Eh? È un nuovo sponsor personale? No sponsor personale, no, la caratteristica è che sono senza glutine perché io sono intollerante al glutine, dunque questi biscottini sono senza glutine. Allora, la fasta a cavallo di 4 o no? Oh, sì, è, è arrivata la scacchiera a cavallo di 4. Ti ha ascoltato? Sì, centralizzazione da parte del bianco, adesso ovviamente toglie, toglie il, il re perché così può sempre fare F6 per cacciare il cavallo, però c'è uno scacco in C6 e poi mi mangio il, il pedone, perciò posso farla a cavallo di 5. Beh, il bianco fa G4, può... idea G5. Sì. L'obiettivo del nero è cambiare almeno due pedoni e poi cedere la Eh sì. L'unico svantaggio eh... che ha il bianco è che se rimane con i due cavalli, sono ben sei punti, però non si può da... Ma con solo due cavalli non si dà matto a un re al centro della scacchiera. È che cambiare, cambiare i pedoni non è così facile. Eh sì, cambiare <ride> Quindi... i pedoni anche perché sono ben tre i pedoni del bianco, dunque cambiare tutti e tre non sarà facile. Intanto Sabino, andiamo a vedere l'inizio sì. della partita perché mi sembra molto interessante fra So e Artemiev. Perché Aspettiamo un secondo si... che... Che arrivi nel, nel momento critico tanto stanno giocando la teoria per il momento in realtà sì. sono curioso di come c'è tecnicamente questo finale eh, ma adesso torniamo quando vedo che arrivano a aver posizionato i pezzi in un certo modo poi ci torniamo no volevo far vedere ai nostri ah, spettatori okay. variante ultra teorica per sabino è tutto ovvio ma in realtà questa linea ci sono libri e libri di teoria sì proprio eh, per quello non ho niente da dire esatto, è già stato detto esatto. tutto lo so ma per te è ovvio <ride> però non, non per tutti per tutti lo è e variante con e6 della siciliana e poi si rientra in, diciamo in una time allow la possiamo chiamare sì. sistema inglese a 6 fiere 3 donna di 2 vedete sistema inglese perché è caratterizzato dal fatto di giocare al fiere 3 donna di 2 e a rocco lungo e poi spesso f3 e infatti dopo al fiere 7 qui naturalmente sono stati giocati una marea di mosse fra cui alfiere b4 è la prima mossa che, che sembra anche la più spontanea che è stata giocata in realtà la, la tendenza eh, attuale è di giocare più alfiere 7, f3, b5, g4 il bianco prende spazio e adesso molliamo la posizione perché andiamo ritorniamo sul finale dove nel frattempo non è che è successo moltissimo Bianco ha manovrato bianco, però, i suoi cavalli. Cavallo... Scusa Sabino. Vuole fare cavallo di gin. Bianco Quella era la sua minaccia. Per quello, nero urgentemente falfiere di 6. Sì, perché un altro modo per vincere questo finale sarebbe quello di dare un cavallo e mangiarsi due pedoni. Sì, in realtà volevo mangiarmelo gratis il pedone Attacco il <ride> perché, perché sei il solito esoso. <ride> Cosa devo fare? <ride> allora, uh, F5 cavallo per G6. Per cavallo per G6 Però, il Re bisogna F5. stare molto attenti perché stanno finendo i pedoni. Bravo, bravo, bravo. Bella mossa questa, mi è piaciuta molto punta a mantenere più tante debolezze nel, nella posizione del nero. Cavallo per il G6 forse avrebbe pattato, Ref6. Sì, eh. E Con tutti quei cambi il nero potrebbe riuscire a sacrificare l'alfiere e cambiare tutto. Adesso il nero spera di trovare un momento in cui riuscire a giocare il G5 per cambiare anche questo pedone che è il suo pedone più debole, ma non sarà affatto facile. Mm. Al di là dell'apparenza non è così facile vincere questo finale, bisogna avere attenzione. Cioè, sono sicuro che esista il modo di vincere e che ce lo dimostrerà, però è carino che non è così evidente. Sì, tanto i nostri spettatori possono fare un clinical del come si può provare a vincere un finale con un pezzo di vantaggio però due cavalli, contro eh, l'avversario che ha un pedone eh, in più, e Il problema principale del bianco è che non ha pedoni passati, dunque per vincere deve riuscire a far cadere i pedoni del nero. Se riesce a mangiarseli e poi va. vince. Mi sa che c'è riuscito. Perché adesso per 6 Cavallo D7. e, e al allora cerca C3. 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 al Alfiere C3, cavallo C3. per G6 scacco. Per G6 RF, sei la sua idea e poi fai 5. Ha ceduto un pedone, ha perso il pedone, ma sta cambiando un pedoncino. E quindi si avvicina al suo obiettivo. È strano perché a scacchi cerchiamo sempre il modo di guadagnare materiale, ce l'abbiamo proprio un chiodo fisso in testa. Almeno io, guadagnare, 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 ma sì, molto tu, spesso. tu, Sabina, assolutamente, perché È non così. riesci a resistere dal, dal, man dal mangiarti i pezzi degli altri, eh sì, perché. È quello che facciamo di solito, no? Troviamo tutti i modi di finire a mangiargli qualcosa. No, certo. Mi ricordo una okay, sera che poi... ho fatto una sessione di banter blitz e che alla fine, nella maggior parte dei, delle posizioni, eh, mentre commentavo e giocavo, in conclusione mi mangiavo tutto, tutto dell'avversario, no? Però è uno dei metodi più classici a lampo. Cioè, cosa fai? Ti mangi tutto e, e così non hai neanche il problema di avere meno tempo, no? Perché hai mangiato tutto e poi dai matto. E se per caso il non ce la fai, è... comunque patti. <ride> Ok, Fier D2, per giustamente andare a cambiare sempre il materiale, alfiere C3 ripropone la domanda. E senti, togliere il cavallo da G5 e portarlo da un'altra parte? Forse sì. Però sì, evidentemente. Però non si, può, però non si, è si così fare con l'alfiere in come... C3, perché se togli il cavallo che controlla G5, il nino ti fa G5 e non puoi mangiartelo perché hai il cavallo in presa. Esatto, possiamo fare il cavallo G4 qui come mossa diciamo di attesa, poi riportare il cavallo in F3, eccetera, eccetera. Ha fatto Re2, sì, alfiere per E5 non è una minaccia in Intanto tranquilli, dall'altra parte siamo ancora in, nella serie tutta teoria. Ecco cavallo G4 G4. Re F5, coglie l'occasione. Wow! Lo rimanda via e poi attacca l'alfiere. Alfiere B2. Alfiere B2 sembra sensata, sì. Lo mette addirittura in A1. Io vabbè l'avrei messo in B2, ma cambia poco. Suppongo cavallo F3. E non può fare E5 perché c'è cavallo G4, scacco e poi cavallo per E5. Esatto. Alfiere B2. Ma cosa... Eh, assolutamente, ma OJ89 ci dice che con Arognana non è facile, beh, è chiaro che quando sei un giocatore che è stato numero due del mondo e che comunque rimane nei primi dieci giocatori del mondo hai una tecnica sufficiente per far eh, per tirare fuori tutte le risorse possibili per resistere in, questa, in una posizione di questo tipo. Esatto. Per capire che questa davvero non è facile, comunque, un bel po' è fortuna nel senso che eh, al di là di tutto la dote dei buoni giocatori è vedere le risorse che succedono, però in questo caso è successa per caso. Vero, però cioè, dicono anche che la, futura, che la fortuna la... aiuta il giocatore forte, no? Eh sì. Perché se poi non avesse avuto la tecnica per difendere questo finale, eh, avrebbe certo. perso velocemente, come sarebbe capitato a moltissimi di noi. Certo. Anche se qui la maggior parte della responsabilità è... E per il bianco, non è che il nero abbia fatto niente di straordinario, è stato lì, ha aspettato e, e ha pregato <ride> che non ci fosse il modo di, di metterlo. Capo. Ok, eh. Dando però esempio, il bianco nell'altra nell partita sta, sta facendo progressi. Scusami. Eh, scusami, no, no, vai, vai, no. Volevo dire che il bianco nell'altra partita sta facendo progressi perché ha spinto H4 G4. Il nero ha arroccato corto, gli ha dato un punto di riferimento dove attaccare. Però il nero a un certo sì. punto vuole spingere in D5 e contro giocare al centro. Ecco che fa B4, porta il cavallo in A4 il bianco perché? Perché ha la casa B6 dove può entrare, dove attacca la torre in A8 e se ci fosse un pedone in D5 attaccherebbe anche il pedone in D5. è possibile che questa sia ancora tutta teoria eh? però non ne ho più la certezza comunque sembra una posizione certo, molto plausibile Questa posizione l'hai giocata? No, non lo so, è un'impressione forse mi sbaglio, forse non ho giocato una simile ma guarda sono tutte mosse molto molto io... logiche perciò sembra, sembra molto probabile che, che, che sia stata giocata già una posizione come questa o che tu possa averla giocata Diciamo che una delle idee del bianco è che su un eventuale D5 del nero. Qui c'è anche la risorsa di cavallo B6. Ma mettiamo che non ci fosse questa risorsa, è anche quella di fare E5. E su cavallo D7 fare poi F4, blocchiudere il centro e poi puntare a attaccare sul lato di re. Però qui c'è il fiere C6, non sono sicuro che sia così. No, infatti, fatto. qui. No, infatti, ho detto qui c'è un discorso a parte perché. Allora, sarebbe meglio col cavallo in e 2 invece che in A4 per fare un piano di questo tipo. No? Eh, in questo caso, però, la differenza è che il nero ha il bianco ha la possibilità di inserire quando vuole la mossa cavallo B6, mm -hmm. e comunque vedremo. È arrivata a D5. Perciò lo scopriremo presto che cosa ha preparato. Intanto, però, dall'altra parte, scusa Sabino, così vediamo la conclusione. Dall'altra parte, il bianco è riuscito, è riuscito a guadagnare un pedone e la posizione mm. mi sembra vinta adesso come ha fatto a convincerlo a spingere in 5 eh, allora una buona domanda è Stava successo un paio di mosse 5 e gli ha attaccato il pedone in e 6 oh, e non riesce a, a difenderlo e dunque l'ha costretto a fare E5. Presa, Rf8. e 5 presa ref 8 re di 3 ma come ha fatto a spingerlo ad avere a g 7 Vabbè, sarà anche vinta questa però, porca miseria. Sicuramente. Ma il 7 perché ce l'ha messo? In eh, che abbandona. modo? Allora, tu mi chiedi perché ha giocato re 7? Perché in questa posizione uh -huh. il bianco ha giocato Cavallo H4. Il nero okay. ha fatto Regi 7. Sta realizzando la stessa idea Cavallo G4, Cavallo E5 in questa versione, ok? Ah, la cosa carina è che. Aspetta un secondo. Che se non qui non va in, in, in G7, ma va per esempio in, in E7. In cavallo E5. Cavallo F. F, infatti, cavallo F e E5. Non può giocare G5 perché il cavallo è difeso. E non può difendere il pedone G6 perché questo cavallo controlla questa casa, e questo cavallo controlla questa casa e non avevo una mossa di attesa sulla diagonale ecco però volevo chiederti una cosa ma se avesse giocato invece al alfiere h8 qui. esatto alfiere... volevo arrivare proprio lì avesse giocato al alfiere h8 o al alfiere g7 è talmente orrenda cavallo fg5 re g7 cavallo fg5 no, non cavallo g sì, Qui posso fare, anche, posso fare anche re f6 Esatto, quindi usa il cavallo F, non il cavallo G. Esatto. Dunque deve usare il cavallo F. E adesso sì che deve fare Re G7. Adesso però bloccato in questa posizione, il bianco può per esempio giocare Re B3. Eh sì. Può andare dappertutto, dove vuole con il Re. voglio arrivare e qui, no? Bello. Bloccato così, fai il Re H7, Re B4. Non puoi fare nulla, no? Re G7, eh, la Re C C5, H8 Re H7, sì. Re di 6 e fine della partita. Se... Ragazzi, alla fine però eh, ha craccato la posizione il buon eh, Liem eh, Quang Le e, e vince. Siccome aveva pattato la prima, abbiamo Liem Quang Le mezzo. E a Ronjan mezzo. Andiamo a vedere. Gli altri due hanno pattato. Cioè, gli altri due sarebbero Wesley So e Artemio. Hanno pattato la prima, hanno pattato la seconda. Sono perciò uno a uno. E stanno giocando ora la terza in questa posizione, gli abbiamo lasciato su D5. È arrivata la cavallo B6 di cui vi parlavo. Torre A di 8. E ora credo che arriverà ai 5. e 5, cavallo e 4. Sabino, cavallo e 4. Non cavallo di 7, come ci saremmo aspettati, ma cavallo e 4. La prima cosa che eh. bisogna chiederci è che, perché che cosa succede se mangiamo il cavallo? Prende. Sì, e inchiodatura. Adesso la, la torre inchioda l'alfiere sulla regina, e c'è anche la minaccia di E3. Con cui l'alfiere attacca la torre in H1 può giocare mm -hmm. scusami può giocare donna e 3 donna per b6 donna per b6 grandissima tutto grazie a questa mossa perché se ci fosse l'alfiere e 2 non si potrebbe fare ma così su alfiere per b6 c'è torre per di 1 donna c1 scacco Devo commesso, confessare che non avevo visto da C1 Torre per C1 E eh, infatti mi sembravi molto sicuro Torre per C1, re per C1 <ride> Però il nero ha recuperato il pezzo di svantaggio Certo Però a questo punto non sono molto convinto Che donna per B6 fosse la mossa giusta Ah Eh Ah Eh, Brugiova Forse dice sì, che gli piace questo, eh. questo lì Ma gli M... Juan Lei sta giocando di questi, di questi tornei, ne ha preso parte, questo mi sembra che sia il terzo che gioca, sta sicuramente facendo la migliore performance fino adesso. Comunque stiamo parlando di un giocatore che eh, è posizionato oltre i 2700 punti elo, dunque molto molto forte, non come Sabino ma forte. Sì, l'alternativa sarebbe torre per D4 Sì, la voguardo Ma funziona Torre per D4, D4 Donna per D4 Sì, al C5. C5 Voglio giocare Per avere compenso Diciamo donna Donna di 7 Donna C4 Donna D7 Non lo so Dona D7, donna per B6 Sì Alfiere C4 Sì E su E3 fai torre F1 e eh, hai del eh, gioco eh? Sì, e su E3 esatto Faccio torre F1 e ho del gioco Ma mi piace per sì, me più donna per B6 Sinceramente sì. L'hanno giocata poi, sta fino... donna E3? No Wesley So, che a differenza nostra, stranamente, non può spostare i pezzi e non può tornare indietro, <ride> sta ancora pensando cosa giocherà in questa posizione. Intanto vi ricordo che eh, intorno alle sette e mezza, quando Sabino ci lascia, avremo di nuovo Tiziano Brambilla a Tiz TV che ormai si è sempre più appassionato agli scacchi e torna nuovamente a, tro a trovarci. Non è forte come, a scacchi come Sabino, però ha circa 500, 600, 700 eh, follower che lo seguono per ogni trasmissione su internet e fa anche scacchi. Dunque, eh, Sabino, dovresti prendere esempio da lui se vuoi fare anche tu lo streamer. Tu vuoi farlo streamer? No. Non al momento, però... Non al momento, però se lo, se lo, vuoi, se lo vorrai fare è una delle cose che mi incuriosiscono, però le mie esperienze sono state molto moderate. Beh, le hai fatte soprattutto qui, so, le tue esperienze. Sì, <ride> ogni, tanto. ogni tanto. Certo, certo. Certo che ti centralizza un po' di più, ecco fatto. Ok, dunque ringraziamo una volta, ancora una volta Tiziano che si mette a disposizione, viene a trovarci. Vi ricordo che... Si Scusami cosa si occupa lui? Tiziano è psicologo dunque sta, vuole aprire uno studio di psicologia nel frattempo sta lavorando in uno studio di avvocatura dove avevano bisogno uno psicologo e poi ah. fa stabilmente lo streamer perché lui fa trasmissioni credo tipo 4 giorni su, su 7 ma... Sì, ma di cosa parla? allora eh, la domenica sera fa PsychoTiz dove parla di psicologia poi fa soprattutto FIFA, dove eh, gioca a FIFA e fa il campionato dove, mette, dove sviluppa una squadra di FIFA e, ed è lì che ha il suo diciamo, nocciolo duro gli ascoltatori. Poi ogni tanto faceva anche GeoGesser e poi fa, naturalmente le cioè, eh, sono le serate in cui semplicemente si chiacchiera. Durante la Coppa del Mondo di calcio ha fatto delle serate legate alla Coppa del Mondo. E poi si è appassionato agli scacchi e oltre a partecipare al Pog Champs in italiano e col mio aiuto a vincerlo, visto che l'ho allenato... col con il tuo aiuto non... spero non abbiate barato. <ride> no, 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 figurati. No, col mio aiuto nel senso che l'ho aiutato a prepararsi per delle partite. Ma non solo, bene, io, bene. è stato aiutato anche dal suo dall'allenatore che gli è stato dato durante il torneo. Io poi, visto che siamo amici, gli ho dato un'ulteriore mano. E, certo. mh, e, si è appassionato agli scacchi, dunque ogni tanto porta gli scacchi nelle sue trasmissioni. Bello, sì, sì, è molto simpatico. E ok. Intanto sono arrivate un po' di mosse eh. qui. Non si è aggiornato. Ma è stata giocata invece che donna E3 è stata giocata. Donna E2, invece E2. che eh, donna per B6, è stata giocata. Torre per D4, torre per D4, eh, donna, donna per B6. B6, la differenza è che ha potuto mangiare in D4 di torre invece che mangiare di donna e non avendo la donna in E3 inchiodata adesso ha fatto torre di 7 alfiere C5, sì. alfiere G2, alfiere D5, tornerà a torre da D7? No No, vuol dire che si va per, verso una posizione con gli alfieri di case contrarie. Sì. Scusa, ma questa l'hanno magari giocata precedentemente? Eh, non ho idea. Dovrei controllare che nel cosa... database, cosa che posso anche fare. Qualcosa eh? che, non, che non mi quadra su questa posizione, perché improvvisamente ho come un... Un déjà vu? Un déjà vu, sì. Un déjà vu. Ma non idea di cosa sia. Va bene, vado a dare una controllatina a questa cosa che mi dici chissà vabbè eh? ah, che gli scacchi si assomigliano magari magari non chissà Alfiero F3 conclusiva quindi possiamo valutare un pochino la posizione e... in questa posizione il pedone D5 è debole Bianco sta puntando ad attaccarlo e... torre D1 sicuramente la sua mossa successiva il Re B1 mi sembra abbastanza sicuro, in realtà anche, anche il Re 8 al momento. Eh, entrambi hanno qualche idea a lungo termine di cercare di attaccare il re nemico, ma per il momento non siamo, eh, diciamo, al momento critico in cui sta crollando tutto. Matteo, si è un po' bloccato tutto qui. Davvero? Sì. Vado a vedere. Io non riesco a vedere niente, non stai più trasmettendo. No, 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 no. Trasmettendo? trasmettendo. Io. Sei solo tu che, che non vedi più perché mi sono spostato da un'altra parte, però siamo allineati. Quello che si vede in diretta è quello che c'è alla scacchiera: ultime mosse: torre di 1, torre di 8, le vedi? Adesso sì, adesso sì, okay. è tornato a posto. E però tieni presente che devi seguirle un attimo in diretta Invece che sulla solita interfaccia Perché io devo spostarmi da un'altra parte Perché devo fare quella cosa che tu mi hai chiesto di fare Cioè verificare se è stata già giocata Questa posizione oppure no Ah se vuoi altrimenti e Ormai lo sto, e facendo, ormai lo sto è... facendo Perciò te <ride> la ah, becchi Va bene perfetto okay. Allora direttamente Sulla diretta Va bene, vedo che l'ultima mossa è stata G5 nella diretta. Eh, chiaramente l'idea è H5-G6, quantomeno potenzialmente. L'altra idea è Alfiere G4-E6. Il bianco punta a distruggere la posizione del nero piano piano. Bisogna avere pazienza in questo tipo di posizioni e costruirsi l'attacco piano piano. Grazie al Fiere di colore contrario abbiamo sicuramente un bel po' di potenziale. Quindi quindi il bianco ha buone possibilità, ha una struttura migliore, quindi eh, il vantaggio sicuramente è del bianco. Um, il nero dovrebbe puntare a fare contro gioco sui 5 in qualche modo, ma non vedo come, e al G4 con E6 sta arrivando. Per attaccare il re bianco vorremmo fare A5, A4, A3 e poi portare la donna in B2. Però siamo molto lontani. Quindi, posizione difficile un ricordo personale, Olimpiadi 2010. Ho avuto proprio in questa variante una posizione abbastanza simile. Sono uscito male dall'apertura e alla fine ho vinto la partita. Ma il mio trucco è stato che ho ceduto il pedone non mi ricordo se era un pedone di o un pedone comunque simile. E glielo dato immediatamente al mio avversario per cercare di avere un'iniziativa. Ecco. Senti Sabino. Ho trovato una partita, in... però non ci credo che fosse una partita che tu conoscessi, Casulo Ramirez contro Rodriguez. Rodriguez Domingo Casulo Ramirez 2250. Rodriguez Domingo 2095 stesso sacrificio in E4 eh? nella posizione del sacrificio. Casulo non ha mangiato il cavallo. E ha giocato Donna e 1, fino a perciò. Okay. Donna E1 e 1. La, la, la posizione era già stata giocata, mm -hmm. e diciamo che eh, il, uno dei punti critici è dopo il Re B1, alla tredicesima mossa, eh, hanno giocato sì B4, ma hanno provato col nero anche altre mosse, per esempio Torre a C8. Eh, dopo B4 col bianco hanno provato sia cavallo A4 che cavallo E2 e su cavallo A4 come ti dicevo hanno provato 4 partite con D5 e poi dopo D5 due partite è stata giocata il 5 e due partite è stata giocata ehm, cavallo B6. La cosa interessante è che chi ha giocato in quella posizione dopo D5 e 5 Fabiano Caruana contro il giocatore argentino Picot Fabiano dopo, dopo B4 ha giocato cavallo A4 E dopo D5 non ha giocato cavallo B6 E ha giocato E5 Il nero okay. ha giocato cavallo D7 E Fabiano ha giocato donna E3 Per dare la possibilità al cavallo di andare in B6 In caso di alfiere C6 Come è finita certo. la partita? Ha vinto Fabiano Forse altrimenti non l'avresti detto. <ride> Il vero tifoso tu... si riconosce. Il vero tifoso si riconosce, va bene. Ok, torniamo adesso alla, alla partita, così la puoi seguire anche tu. Ok, io torno. Puoi tornare adesso all'interfaccia? Eh, come dicevo, abbastanza spiacevole. Recca 8 è una mossa furba, evidentemente, sul Fire G4. Rambis 6 È famoso Casulo Ramirez. Jesus David. Chubby, mi spieghi come fai a conoscere un giocatore con 2250 proveniente da uno stato sudamericano? Tutto possibile, io non lo conosco. Ciabbi ci dice, nel database di CS24 non risultano partite. Eh, ma io ho anche degli altri database e ho trovato questa partita che, caro Ciabbi, tu non hai. <ride> Senti, tornando alla posizione, Bianco un po' meglio, ma... Ma, ma sufficiente per vincere? Beh, quella è sempre una domanda troppo difficile eh, Possibilità molto ragionevoli Penso okay. Però già ho azzeccato la prima affermazione Cioè bianco un po' meglio Sì sicuramente okay. eh, Ma l'avevo appena detta io Quindi non, ah, non, non ti faccio Senti ma, domanda quello. Sabino Spieghiamo però ai spettatori Perché il bianco un po' meglio in questa posizione Sì in realtà l'ho spiegato Mentre tu non c'eri eh, mentre stavi cercando eh, stiamo cercando di fare uscire g4 e 6 stiamo cercando di indebolire la posizione del re nero e creiamo un attacco per di colore contrario adesso ho fatto dono c4 che non è una mossa che avevo previsto anche perché la, il re prima stava in g8 e non ho riguardato la posizione con sufficiente attenzione dono c4 mossa interessante punta a guadagnare il pedone di 5 quello che non capisco è come punta a Evitare di perdere pedone e 5. Sì, perché per esempio al fiere b6 oppure al fiere f2, e dopo la presa in d5 può arrivare la presa in e5. Ma perché vuoi regalare il pedone b4? Io pensavo al fiere f8. Ok, al fiere f8 G8 protegge l'ottava traversa che potrebbe diventare debole, e al suo tempo difende il pedone b4. Al fiere 7 forse è più preciso, mi correggo. Ah, Scusami Ciabbi, non avevo colto la sfumatura, era ironia la tua, ok? Adesso, adesso siamo allineati. Ok. Donna C4 comunque non mi piace perché non, non la capisco. Beh, l'hai detto tu, vuole mangiarsi il pedone di 5. Eh, sì, però al fiere 7 e poi mh, mi manca il come, cioè sì, vuole mangiarsi il pedone, ma... Beh, farà quello che vuole per fare, di, lo Torre per D5. Torre per D5, ah, Alfiere per D5. Non posso mangiare i 5. Vedete la stanchezza, cosa. Non ho visto Perché il mazzo sull'ottava. C'è il problema dell'ottava traversa. Puoi, se, vuoi, se certo. vuoi, fare quella linea. Devi mettere Alfiere in F8. E a questo punto mi toccherà fare Alfiere F8. Che però è un po' tristezza. Sì, non è la mia preferita. Però il bianco, come cosa fa? A sua volta. Torre per D5, torre per D5 Faccio io alfiere F8, torre per D5 Torre per D5 Ok, adesso ha due possibilità O va nel finale di, di alfiere di case contrarie Con un pedone in più, ma non so se lo vince Ho qualche dubbio mm -hmm. Oppure Gioca alfiere per D5, però c'è donna per E5 E ora non puoi mangiare F7 Perché c'è il matto in E1 E, e che fai? Fai A3? No. Credo che vinci questo allora, se, se non, allora è più sicuro. Che faccio donna per D5? C'è un'idea. Un'idea potrebbe essere D5. Campo di donne. Esatto. Qui c'è il fior per F7 e eh, questo allora non lo fa. Non devo perdere un tempo e fare il re G8, e qui posso fare forse esatto. H5. No, qui c'è G6. Tu fai G6? Eh, col nero, sì. Ah al bene, mangio almeno il pedone non ne perdo due mangi, mangi di, di H il pedone G5 è condannato no però sei andato troppo veloce torna indietro un secondo Ok, non, non hai bisogno di fare tutto questo puoi fare 6 qui puoi presa, alfiere al per. Al per ricaccio il re in H8 H8 e C4 e... H5 C4, C4 C4, ok. C4, presa in C3, presa in C3, sto cercando di vedere se riesco a promuovere il pedone prima che il re RESC certo, la gabbia. Certo, no, no, mi sembra più che ragionevole. Mi sembra più che ragionevole. Allora, Cabbi ci dice: Ho scoperto che è un cubano ed è del 1997. È FM dal 2016, ok? Ricorderò sempre uno dei, dei miei capolavori, la patta con il grande maestro cubano al torneo di Barcellona del 2000 e, boh, butto lì una data, del 2010. E la potete trovare nei database, perché di parte mia con il grandi maestri ce ne sono due o tre, non 3.000. Beh, veramente a Cuba ce ne sono diversi, però. Ah, sì, 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 sì. Anche molto pochi. E si chiamava Duani Martinez. Oh. Eh, non so se si vince. I miei questo amici. La sera tornando... mi prendevano in giro. mi dicevano. perché Ci ho messo solo 89 mosse per pattare 6 ore. però alla fine hanno, gli ho detto: Ma che faccia aveva il grande maestro quando è finita la partita? Allora, non mi ha detto. La faccia di uno che si chiedeva come ha fatto a pattare con te, Matteo. <ride> Va bene, però, in quelle occasioni ci sta eri troppo contento per offenderti penso. Guarda, io quella partita sono a un certo punto andato in debito di zuccheri quando alla fine ho pattato. Ehm, non riuscivo neanche a alzarmi dalla sedia perché non mi ero alimentato mm -hmm. co correttamente. La partita è durata sei ore. A un certo punto non capivo più un tubo. Vedevo, eh, sì. sai come quei, quei, quei maratonetti che vede, vedono l'arrivo eh, sempre più vicino, ma nello stesso tempo fanno sempre più fatica, no? Mi sono lanciato con le ultime forze sul traguardo e sono riuscito a passare. Va bene, intanto però le cose non sono andate come noi abbiamo raccontato, perché su Alfire F8 il bianco ha detto, ti ho costretto a mettere Alfiero in F8 io mi tengo tutti i pezzi e faccio donna F4. Ok, per l'iniziativa. Mi per piace, mi piace questo approccio. Eh, non è convincente il finale. Sì, non sì. ho capito perché ha fatto tutto questo, visto che non è che abbia migliorato la posizione molto, però ci sta. Ha fatto un tentativo, ha confuso il nero un pochino, l'ha spaventato in qualche modo e adesso ricomincia. Può fare alzire c 5 semplicemente, il nero non abbiamo ottenuto molto col bianco. Però vabbè. È che alfiere c5 è abbastanza comodo. Forse c'era un motivo per cui non riusciva a fare alfiere g4 e 6 Forse ha avuto paura di torre 8 del nero, però pensavo torre per d5 e manteniamo iniziativa col bianco. Magari ha pensato che non fosse il caso di, di permetterlo. Mm. Magari sul alfiere c5 qui cerca di fare h5 ad esempio. Ok. Poi voglio farti una domanda, ehm, Sabino, quando finisce tutta la, la giornata di oggi. È ehm, se tu hai una partita, tu hai giocato migliaia di partite della ehm, tua carriera scacchistica. Ce n'è una che tu, se pensi a tutte le partite che hai giocato, dici: questa secondo me è la partita a cui sono più affezionato, la partita più bella che io abbia mai giocato. No, me l'hanno fatto tanti. Questa domanda è una domanda difficilissima. Eh, no, ne, ne ho diverse, ma non è che ci pensi particolarmente. In realtà, no, perché so, tu sei un eh... eco-materialista, cioè, non hai questi, queste raffinatezze di sogni del, del giocatore. Eh, invece, cioè, avrai una no, partita mi... che, che ti dici la io, ricordo io, come io. una partita che mi ha emozionato, che per me è importante, no. Se mi parli di alcune mie partite eh, ho degli ottimi ricordi. Se apro il database e le guardo, anche sono contento di alcune partite. Mm -hmm. eh, però non è che se mi chiedi quale partita. Però ovviamente me le ricordo e ovviamente sono, sono felice delle per partite, però non è una cosa a penso particolarmente. Sì cioè tirandole fuori in astratto così non, non mi viene cioè, se non mi dici una, una che, lì cosa che immediatamente uno ti dice La guarda ci, devi, ci dovresti pensare a riguardarle un po'. Sì, 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 non dovrei aprire un database adesso a trovarla. Bella, ah, quella è bella, quella, quella è andata male quella... <ride> Tante storie. Certo. Sì. Beh, comunque diciamo che sono partite che alla fine segnano. cioè, diciamo che fanno vedere un percorso di una vita, no? Perché tu ormai tu da, da quanto da, da quando diciamo giochi a livello magistrale? Qual è il primo anno in cui hai cominciato a giocare a livello magistrale? Magistrale intendi maestro? Sì, candidato maestro. Maestro, quando hai cominciato a giocare ai tornei di, di, di livello magistrale? Cosa avevi? Un 14, eh, un 14 da, 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 anni, un 14-15 anni? No, eh, 19? Così, io ti, ric ti ricordo sì. per esempio la prima volta che io e te abbiamo giocato contro a un torneo in Svizzera, che tu eri già maestro file, e mi sembravi giovanissimo, cioè avrai avuto 17-18 anni, è possibile? Di meno sicuro. Di meno? A 17 eh... ero già maestro. O sbaglio? Sì, sono diventato di maestro internazionale a 17. Okay. Sì, sono, sono 19 anni che, che io... <ride> ok perciò cioè la risposta con quello... in conclusione alla, mando... alla mia domanda è 19 anni diciamo di carriera scacchistica di, li... di livello magistrale da, da quando hai cominciato a, a giocare a... sì anche se per io, diciamo, l'inizio è stato dall'Olimpiade di, di Torino ecco. Dall'Olimpiade eh... di Torino certo che perciò parliamo di 1900 parla... no 2006 ah hai ragione il 1999 no 2006. 2006 dunque no, sì. 15 anni fa Sì. è come passa il tempo eh? mi ricordo che io mi ricordo che venne a vederle quelle olimpiadi e che però organizzati in un modo che ormai cioè, non c'erano le trasmissioni delle partite ovviamente e, e che quello che mm. potevi fare era andare sugli spalti e guardare le scacchiere di fatto non vedevi niente, vedevi le facce dei giocatori più vicini, ma non vedevi le posizioni, non vedevi nulla. Cioè di fatto siamo venuti, ma uno potrebbe anche chiedersi perché siamo andati, perché in realtà non potevi fare... Non... E Invece adesso, vabbè, nel, da casa nel... segui tutto, no? E c'erano tre squadre, sì. credo. C'erano tre squadre dell'Italia, era il paese organizza che organizzava. Dunque, c'erano tre squadre: l'Italia A, l'Italia sì. B. Diciamo l'Italia C, no? E tu giocavi nell'Italia dei giovani. Io stavo perché? in Italia giovani. L'Italia giovani, ecco. Io li ho chiamati ABC, ma in realtà c'era la prima squadra. Poi c'era una seconda squadra e poi c'era la squadra dei giovani. Se mi ricordo bene, la squadra dei giovani è andata meglio della no, seconda no, no, squadra, era al contrario. Seconda squadra dei giovani, in realtà, era molto forte. Eravamo addirittura davanti alla squadra A eh, infatti, prima dell'ultimo turno. No, no, mi ricordo mi che avevamo fatto un, 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 un torneone meno della squadra male però. Comunque, mi ricordo che nella squadra A c'erano Arlandi, D'Amore, eh, Godena. E Garzia Palermo, credo. Sì, sì. E forse Belotti. Manca qualcuno, vero? Bellini, Bellini. Bellini, Bellini. Bellini non Belotti, ma Bellini. Io ricordo... Bellini Però a quel tempo orgoglio. erano sei, dunque ne, ne manca un sesto. Forse Belotti. No. No. Eh, Però a quel tempo domanda. erano sei giocatori di dunque... Belotti. Eh? Team. No, forse no. No. Ah, no, non credo. Però può essere. Non, non, non okay. mi ricordo. E invece la squadra che c'eri tu, chi c'era? Eh, Ronchetti, Vocaturo, Rombaldoni, io, Cacco e Genocchio. Che squadra, comunque. Sì. Perché poi... Eh, ginocchio è diventato maestro internazionale. L'unico che ha smesso, diciamo, eh, senza arrivare a un certo livello, è stato Cacco che si è fermato a maestro fide, credo, sì, sì. E... Eh, vabbè, Vocaturo. Conosciamo tutti, sappiamo dove è arrivato. Ronchetti era promettentissimo, è arrivato a MI. Se non sbaglio. Sì, sì. E poi chi è che mi ha detto? Ah, e vabbè, Rombaldoni parliamo di Rombaldoni Denis, eh, ovviamente, certo. È arrivato lui, anche lui a maestro internazionale. Non gioca da professionista, però è un giocatore comunque che è, è molto vicino. A, è, è arrivato molto vicino a diventare grande maestro. No? Poi, chiaramente, quando si sceglie un'altra professione non è facile. Intanto, il bianco e è riuscito già. a indebolire tutta la posizione del Re Nero, ma il, re nero, ma il nero tostissimo si è messo con i tre il pezzi. Te, eh? Resiste, sì. Resiste, eh? resiste sulle case nere. Però ha questo pedone in H6. Che se salta il pedone in H6 senza perdere pezzi, allora le cose cambiano. Però questo pedone in H6 dà molto fastidio. Ce la fa? Cosa dici? Mm? Adesso fa il Fire G8, eh, questa torre dove la mette? In F8, direi. Sì, ha diverse case anche sì, di diciamo 8 F8, però... comunque, F8. meglio case nere, no? Sì, sì, sì. No, Ci chiaro. conviene la, la, Ecco, questa è la cosa importante: è riuscito a mangiarsi il pedone in H6 difendendo la torre. Adesso il Re, il re in H8 vive un filo. Meno pericolosamente però il bianco si mangia B4. Sì però Il bianco è re migliore possibilità di attacco. Queste sono le tipiche posizioni che magari non sono oggettivamente vinte, ma sono pericolose. D3 vuole aprire l'alfiere, migliorare l'alfiere sì. generalmente un'idea corretta, ma comunque un pedone. Non so se vale la pena perdere materiale così. Questa non mi è piaciuta molto in realtà. Non sei tanto convinto? Eh. No, non voglio cedere materiale così tanto per fare, anche se attivo l'alfiere. Comunque eh, vedremo, un... vedremo parecchie, parecchie situazioni tese, perché 40 secondi contro 27 secondi. Perciò immaginatevi la tensione dei giocatori, vabbè loro sono abituati. Comunque è, una... è chiaro che giocano giocano Super Blitz, no? È molto difficile. Non ho capito perché non ha fatto C per D3, Io avrei mangiato di sicuro. Per, Beh, per il 7. nero è una buona cosa essere riuscito a fare D3 senza farsi mangiare il pedone. Eh? Sicuramente, sì, sì, ha fatto un affare. Eh, Ma adesso può fare torre per D3? Per tempo, però... eh, Sabino, può fare torre per D3 ora? C'è sempre. Ah giusto, hai ragione. e Adesso e farà D4. 000... Vabbè, D2 però? Farà D2. Ha permesso un pedone passato in D2. Sì. È anche vero che si. Sì, e questo può... però il pedone gratis. Ecco che è arrivata di 2, poi ti chiedono Cerbi eh? 67 ti ha fatto una domanda maliziosa, ma ci torneremo alla fine. Ti chiede la sconfitta che ti rode di più. Ah, beh, su questa anche, possiamo anche scrivere la lista 4 è lunga, linea. no? Uh. Eh, è infatti. <ride> Fa parte del. <ride> Vedete come il nero quando doveva difendersi ha messo tutti i pezzi sul nero e adesso il bianco per difendersi mette tutti i pezzi sul bianco. E si mangia il pedone a 6. Questa però è una cosa importante per il finale: il fatto che ha fatto sparire il pedone a 6, perché poi anche lui può puntare a un pedone passato, quello a. Sì, non facile da giocare questa posizione eh? per nessuno dei due perché tutti e no. due i re sono un po' deboli. Ci sono tanti pezzi sospesi. Forse, donna e sette, qui dovremmo fare quello che fanno commentatori di solito: dire che è circa pari. Esatto, <ride> visto che non abbiamo il computer, la cosa più semplice è dire che è circa pari. Ragazzi, in realtà, non è circa pari perché secondo me il bianco sta meglio. C ha tre pedoni contro uno. Il bianco ha un'idea, ah, però uno adesso a uno però, può mangiarlo. Ah, no, non può mangiarlo perché no, c'è no, donna G8. Ah, no, no, c'è donna G8. Però poi c'è donna G8 esatto. Però poi il finale 3-2 con, contro 1 con questo tipo di conformazione. Il bianco ha delle chance di vincere. Eh, sì, bisogna vedere chi arriva prima alla posizione critica. Esatto, ah, ma poi B e C. BC è un ottimo pedone vero, BC è un ottimo pedone bello distante del re avversario eh sì. il poi hai poi un'altra cosa il nero ha un pedone sfortunato perché il pedone è H7 promuove in H1 con un alfiere in B7 non promuoverai mai sì. ma qualsiasi pedone fosse il controgioco è molto limitato ok, e partendo eh, penso B4 che sia, penso che sia vinto B4, C4, C5? Dunque, prima cosa da fare è cercare di mettere i pedoni sulle case nere il più avanti possibile, senza perderli ovviamente. Conoscendoti, pensavo che dicesse: prima cosa da fare è mettere una alfiere in C8, perché ho paura che promuova. <ride> Vabbè, qui perfino io che sono super prudente, eh, <ride> vivo, perfino io sono tranquillo. Ok. Non sarebbe una cosa stupida, nel senso che <ride> <ride> sì, però ho ancora un po' di mosse, dai, per fermarlo questo pedone. Sì, esatto. Se mai mi sarei chiesto se prima di spingere in C5 non, eh, non dovessi prendere il controllo della casa di 5 con l'Alfiere. Ecco, vedi. No, e lo so, io lo guarda... so che hai sempre qualche complicazione in più. Esatto, io sono, eh... fissa sono fissato su queste cose. Eh... Sì, sì, sì. beh Hai anche ragione in tanti casi. Qui però... Ho abbastanza fiducia che, che la no, tecnica eh, sia corretta. Tante volte questa cosa mi ha aiutato, questa mia tendenza alla super protezione no? o all'eliminare ogni sì. tipo di minacce. Altre volte invece mi ha fregato la grande. Comunque, seriamente, sì, qui se il bianco fa red di 3, Matteo ha l'occasione di dimostrare la sua tecnica. Guarda, b 7 e dove volevo metterlo io. E quello che volevo mostrare è che il nero aveva un'idea di fare il alfiere per c5. Re di 5 eliminare i pedoni esatto. Ma io, come dicevo, metto i pedoni sul nero, metto l'alfiere sulle case bianche, così il re non passa. Adesso non gli permetto neanche di andare in d 4 facendo re di 3. Sì. E ora passo con il re bianco. Ecco, io vorrei chiedergli che senso ha avuto fare il re 5 perché. <ride> è completamente dal lato sbagliato poi cosa faccio Sabino? No, faccio B5, B6 però. e porto il pedone B più avanti possibile sempre su casa nera certo ecco adesso siccome controlla la diagonale bianca con il, la casa D5 con il re giustamente fa il fiere C8 prende il, il controllo della casa H3 e così libera lo spazio per per il re Beh, adesso farei anche re D5 forse Ah, può, oppure posso, fare, fare, posso quello... fare semplicemente b5 b6 sì. no, questo finale non è, non è sensato ecco infatti è arrivata b5 b6 <ride> re esatto a h3 guardate come si armonizzano bene i pedoni b e c con l'alfiera in h3 perfetto Direi che io mi, mi porto verso il cena a questo punto. C6 e poi il re in B7 e il pedone C promuove. Esatto. Basta non giocare C7 senza aver portato prima il re in B7. <ride> <ride> È l'unica cosa che non dovete fare in questa posizione. se no, ovviamente vi sacrifica l'alfiere e non vincete più. E vince. Ottima tecnica di, di So. Bella partita. Bella Devo partita. dire io non ho capito la fase in cui ha fatto... Di 3 c 3 però ha avuto ragione lui. È riuscito a mangiarsi il pedone in qualche modo. E... Anzi, sì. se ne è mangiato a ci 6. Portiamo si è mangiato subito. Sabino. Verso l'altra partita, però sono 19.39. Tu ci lasci e chiamiamo Tiziano? Ciao, buonasera <ride> a tutti. No, vabbè, anche con un saluto più. più... <ride> cioè, non è che ti buttiamo fuori. Questo volevo dire, no, no, però. Sai, sai che okay. io ho sempre fame, quando si avvicina l'ora di cena... <ride> bene, cioè, come dicono a me, hai il, coniglio, hai il coniglio sul fuoco, ok? Allora ringraziamo <ride> ancora una volta il... Ecco Tizze, ciao amici scacchisti, quei due pedoni di SO sono stati letali, assolutamente vero Tiziano. E direi di fare un grande ringraziamento al grande maestro Sabino Brunello che è stato con noi fin dalle 5 per commentare queste partite. Sabino, se non sbaglio, sarai con noi ancora, no? Sì, ci rivediamo tra qualche giorno. Domenica, sembra vero? Sembra domenica alle, alle 5 per il giorno della finale. Esatto, bellissimo. Grazie Speriamo altre partite spettacolari. Buona, Buona serata, un saluto e un ringraziamento al grande maestro Sabino Brunello. Ciao Sabino. Ciao. Ciao. Allora, non andar via Sabino, aspetta che prima togliamo il tuo Skype, il tuo microfono. E ora puoi andare sereno cari amici adesso metto a posto le telecamere e i nomi e poi intanto vedete che Aron e le Quang Liem stanno eh, già su con le telecamere a posto per analizzare questa posizione posizione molto interessante il bianco è evidente che ha sacrificato, però sembra avere tantissimo compenso per il sacrificio, guardate la debolezza del re nero e il cavallo in H4 che è pronto per arrivare in F5, un cavallo fortissimo. Come diceva Kasparov, un cavallo in sesta vale come una torre, qui non è in sesta, è in quinta, però è in quinta sostenuto da un pedone. Ricordatevi, i cavalli quando sono sostenuti diventano, moltiplicano la loro forza. Vado a chiamare eh, Tiziano Brambilla e sono di nuovo con voi. Eccomi di nuovo con voi, sono con il grande maestro Sabino Brunello, alias Tiziano Bramvilla. Benvenuto Tiziano. Adesso cambio anche i nominativi. Eh, ciao a tutti, ciao Matteo. È difficile sostituire Sabino Brunello, anche proprio a livello di qualità dei commenti che potrò fare, essendo io più la voce dei principianti di chi segue questo torneo. Però, insomma, speriamo di divertirci in queste ore dove magari state cenando ma eh, vi facciamo compagnia. Tiziano, noi non ci mettiamo sul piano di Sabino eh, perché non ne siamo in grado, però sicuramente tu porti la tua simpatia e poi come abbiamo detto tante volte anche la dimensione scacchistica dell'uomo della strada che ha appena imparato a giocare. Eh, esatto. Però già comincia a familiarizzare con tanti temi. Guarda la forza della coppia degli Alfieri del Bianco e questo cavallo in H4 pronto a entrare in F5. Sì, esatto. Sentivo prima del collegamento di, di, di come questo cavallo, che adesso sembra sul lato della scacchiera, quindi non in una posizione estremamente potente, ma grazie a quel pedone e alla regina in, 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 sulla colonna F, può eh, andare in F5 e lì diventare estremamente padrone del, della scacchiera. Sì, assolutamente. Il bianco, tra l'altro, ha anche un certo numero di pedoni eh, a compensare la doppia qualità di svantaggio, perché ha sei pedoni contro quattro. Eh, però non sono solo i due pedoni, ma come dicevi giustamente tu, il cavallo in H4 che può arrivare in F5 e anche la debolezza del re, del nero che gli danno tantissimo compenso, io se do qui dovessi scegliere un, co un, un colore prenderei tutta la vita il, il bianco dunque Aronian eh, presumibilmente secondo noi in vantaggio e Liem Quang Le che cerca di tenere però eh, Liem ha vinto la partita precedente dunque conduce eh, per eh, adesso verifico ma dovrebbe condurre per due punti a uno ma Guarda, io ti dico, di Lien Quang Le, quello che ho potuto vedere l'altro ieri, poi ieri dovevo esserci, non, non, non sono riuscito, uh -huh. ma l'altro ieri che abbiamo commentato insieme abbiamo visto che in realtà mh, era, era, aveva vinto partendo non favoritissimo, per come l'abbiamo visto eh, quando sì, ci siamo collegati. Sì, è leggermente Quindi... favorito, hai ragione. Perché è un giocatore con un punteggio maggiore, con più esperienza, che è stato più forte, che ancora adesso è più alto in classifica. Un e mezzo a mezzo è eh, per la precisione, è eh, come conduce in questo momento eh, Liem Quang Le su Levon Aronian. Dunque, Levon deve vincere questa partita, anche perché la prossima avrà il nero, per riequilibrare le sorti del match. Eh, lui, poi dopo, quello che vedo, però sempre con gli occhi del principiante, sono queste due torri. Che non sono su dei file aperti, sono chiusi da quei due pedoni. E se iniziasse anche ad aprire, eh, è lì che entrano in gioco in realtà il cavallo e l'alfiere di Aronian, che sono messi già eh, nella direzione del re avversario. Certo. Quindi, io vedo il re di Aronian è molto più al sicuro in questo momento, assolutamente. E guarda Tiziano, un altro concetto molto importante per, per tutti noi. Per chi ehm, comincia a familiarizzare con, eh, con gli scacchi, è se avete un alfiere di case bianche e avete un centro di pedoni, mettete i pedoni sul nero. In questo modo, con l'alfiere di case bianche controllate le case bianche e con i pedoni controllate le case nere. Non mettete i pedoni sul bianco perché così sono sulle stesse case dell'alfiere. Fate il contrario perché si devono armonizzare fra di loro. Poi in questo caso i pedoni sono molto ben protetti perché create la, una catena di pedoni dove il pedone b2 sostiene il pedone c3 che sostiene il pedone d4 che sostiene il pedone 5 e eh sì, poi l'obiettivo quando metti i pedoni così è di poter spostare l'alfiere anche da questo lato della scacchiera collegarsi con la regina ci chiedono perché il bianco ha giocato una mossa che a noi che impariamo a giocare a scacchi può risultare oscura. Poteva mangiarsi la torre in F8 che vale 5 punti e invece si è mangiato l'alfiere in B8 che ne vale 3. Perché come dice il grande maestro Jonathan Rosen nel suo libro I sette peccati capitali degli scacchi oppure in un altro libro che si chiama Scacchi per zebre, Chess for Zebras, dovete pensare ai pezzi come dei fasci di energia. In questo caso l'alfiere in B8 controlla le case nere, la torre in F8 non fa assolutamente nulla e dunque il bianco dovendo cambiare un pezzo preferisce eliminare un alfiere che ha una forte energia piuttosto che la torre in F8 che non fa nulla. Anche a discapito del fatto che quando vi avete imparato a giocare a scacchi vi hanno detto che la torre vale 5 punti e l'alfiere vale 3 punti. Ricordatevi che questi punteggi sono dei punti di riferimento e non delle verità assolute. Sono d'accordo con te. <ride> io, io stesso avrei preso la torre, però penso che come me, anche chi ci sta seguendo, eh, ci sia capitato di fare quel tipo di cattura della torre, eh, sacrificando un alfiere, e poi comunque accorgerci di come l'avversario, che a quel punto sembra sotto di punteggio,. Possa utilizzare i pezzi che gli sono rimasti per, per metterci molto in difficoltà, quindi forse è da lì che eh, un giocatore inizia a pensare su qual è il pezzo più pericoloso piuttosto che quello più ehm, con alto punteggio, certo. È, è chiaro che poi c'è anche una questione di tempi. La torre in F8 è vero che potrà entrare in gioco, però ci metterà del tempo. In più se togliete la torre da F8, poi non potete togliere la, do la donna da G7 perché il bianco giocherà donna per F7 e praticamente vi dà matto adesso il nero ha giocato donna G7, attacca il pedone in 5 è presumibile che il bianco eh, giochi D4 e crei la catena pedonale e, e poi successivamente arriverà credo o una donna in F4 o un, pedone, o un cavallo in F5 Ci chiedono come mai mh, ha avanzato col pedone perché adesso il cavallo non può più andare in F5 difeso dal pedone. Perché tanto in F5, essendo su casa bianca, lo controlla con la donna e se avesse bisogno anche con l'alfiere. Dunque non ha bisogno del pedone. Quello che lui ha bisogno di fare è tenere chiusa la posizione perché l'unico modo per il nero di diventare pericoloso è trovare delle colonne dove far giocare le proprie torri ma se il bianco gli blocca tutte le colonne centrali con una catena pedonale, le torri del nero tendono a non giocare. Eh, potrebbe perfino succedere che il nero giochi torre A8 e offra la qualità per attivare la torre sulla colonna A e, di, e gli dica dammi l'alfiere in cambio della, della torre. Comunque intanto il bianco fa D4, è arrivata donna G5, il nero tenta di attivare la donna, attacca il cavallo e adesso presumibilmente... Potrebbe arrivare o cavallo f5 oppure donna f2 che è appena stata giocata. Ok, re h8. Adesso vabbè il nero vuole schiodare il pedone F vuole anche creare una casa in futuro per la torre in G8 per, per, per provare a fare magari un donna G3 e proporre il cambio delle, delle donne e però tutte cose che richiedono tempo e anche un po' difficili cioè, da realizzare il bianco fa il fiere 4 può voler giocare anche Qualcosa come cavallo F5, però svincolando la regina. Io è mi stati, aspettavo un cavallo F5 immediato, ma preferito invece Alfiere 4. Torre G8, come di cui vi, ecco, Re, Re H2. L'altra cosa che dobbiamo notare, Tiziano, è che ci sono. 4 minuti e mezzo per uh, Ronyan contro l'1 minuto e 20 di Liem Kwang Le di solito nei forti giocatori c'è sempre un po' questo aspetto chi sta peggio ha anche meno tempo perché è più difficile trovare delle mosse che tengono in piedi la posizione no? Mau cavallo F3 era interessante però il cavallo da F3 non ha tante case dove andare in più chiude la colonna F è più normale per questo cavallo arrivare in F5 però l'altra cosa che il bianco non vuole è che il nero riesca a giocare f6. Il bianco vorrebbe arrivare con un cavallo in d6, dunque fare cavallo f5 e poi cavallo d6. Quello che non ho capito tantissimo è perché abbia fatto donna f2. Io avrei giocato cavallo f5 subito, ehm, lasciando la donna in f1. Però. Mh, ci sono le posizioni dove c'è più di una mossa possibile, e neanche una questione di gusti. Siccome tra l'altro lui è molto più forte di me, sicuramente avrà ragione lui. <ride> eh, Anch'io ho trovato. Cioè, sto trovando strano questo ritardare la centralizzazione del cavallo. Lì aveva la possibilità di farlo. Aveva comunque la possibilità di lasciare donna e alfiere su case chiare invece uh -huh. ha messo adesso la donna su case scure per difendere il cavallo ha preferito tenerlo lì eh, che sia magari perché teme un'avanzata di quel pedone in H5, de, de, pedone H5. perché magari sì. ha paura che, che la donna e quel pedone mh, avanzino e quindi con col, col cavallo lo tiene può essere lui. anche se in realtà il pedone è in, è in presa Tiziano per... Vabbè, adesso che ha la donna in F2 sì, hai ragione se non avesse avuto la donna in F2 su cavallo F5 il nero poteva giocare H4 ah una cosa che non ho fatto scusami tu non mi hai detto niente sei stato troppo gentile ma devo fare la condivisione della scacchiera sì, ma in realtà ti dico, c'è pochissimo ritardo tra la chiamata e, e la live, quindi anche guardandolo dalla live non noto una, una differenza. Ok. Mossa al bianco. Sta pensando abbastanza a Ronian, eh? perché aveva sì. tre minuti di vantaggio e adesso ne ha investiti parecchio e adesso il suo vantaggio di tempo si è ridotto. però In realtà quella torre in B6 sì, ok, l'ha attivata un po' di più, ma dove la vuole mettere? Eh, forse vuol fare F6, Tiziano. Forse. E poi un'altra cosa è che vuole controllare la casa F6 perché così la donna può, può andare in giro, no? Invece, per cioccolato, perché se no se becchi donna F6 praticamente sei vicino a prendere matto. Comunque al F5, un'altra mossa che non ti aspetti. Io almeno non me l'aspettavo. No. Che strano. Ma la prima cosa che mi viene in mente è che voglia controllare la casa G4, però mh, non mi sembrava che ce ne fosse eh, reale uh, motivo per essere così. Torre A6, vedi che ne parlavamo prima, per eh, portare una torre sulla colonna A. Adesso finalmente capiremo che cosa vuol fare Areonian, visto che ha fatto il fire F5 che è un po' oscura. Nel frattempo è, è cominciata l'altra partita fra Artemieve e Wesley So, però noi stiamo su questa posizione perché siamo nel momento critico della partita, sia come tempo di riflessione che come posizione. Sì, è possibile che, 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 che Cavallo F5 avrà... Avrei potuto portare il Niro, avrei potuto portare la torre in G6. Adesso fa alfiere H3. Super prudente. E ora finalmente è arrivato cavallo F5. Ah, ok. Però vedi, prima di mettere il cavallo in, in F5, ha messo un alfiere comunque sulla colonna H per difenderlo. Sì, allora dal punto di vista della difesa è chiaro che sei molto più sicuro con un alfiere in h3. Però, allo, però in, in e 4 avresti avuto un pezzo rivolto verso il re avversario, così invece non ce l'hai. È anche vero no, che sì, secondo me lui vuol portare prima un cavallo in d6 e poi riporterà l'alfiere quando sarà momento, successivamente dove gli serve. Il nero a questo punto gioca h4. Il bianco si mangia il pedone con cavallo per h4 donna per. Per, torre per B2 sacrificando la qualità perché c'è il perpetuo su donna per B2 o non c'è donna G3 scacco re G1, donne 1 donna E1 scacco cosa che non, che non ho che mi sono perso donna G3 scacco re G1 Donna e 1 scacco Re H2 Non capisco perché non ha scelto invece donna per H4. Donna D2 Che strana. Donna G3 Re H1 Torre A8. Ah, ma la scelta perché gioca per vincere? Liam Kwang Le gioca per vincere, eh? Minaccia Torre a 1, gli da matto. Ma questo è bestiale. Sì, perché ha, ha sacrificato un pedone, però in questo modo ha dato la qualità. Però ha tolto il pezzo del bianco più attivo. E adesso il bianco è rimasto. Vedi che non mi piaceva, cioè, se questa Alfiere fosse stato in E4, la Torre non avrebbe mai potuto andare in A8, no? Sì. Invece con l'Alfiero in H3 adesso hai dei problemi perché hai la prima traversa molto debole. Secondo me Aronian si è spaventato. Ha un po' pasticciato, eh, Levon? Ha pasticciato perché vedi che poi quando mi ha dato avanti il pedone lui subito se l'è mangiato col, col cavallo e l'idea che abbiamo avuto fin dall'inizio è che lui fosse terrorizzato da quell'attacco quell eh, lì. adesso, cambia le donne... Il che vuol dire che passa a giocare per pattare. Perché adesso cercherà di dare il pedone C per il pedone B5. E poi la posizione che, che rimane è una posizione patta. Vedi, fa il fiere di 7. Aronian ha pasticciato in Zainot e patta la partita. Quando prima aveva comunque una posizione Quando più in Quando prima aveva una posizione dominante. Assolutamente dominante. E però qua adesso gli torna contro il fatto di avere i pedoni su case scure a Sì, ma effettivamente perché ora gioca RF4 Difende il pedone E5 Ah no, non può farla, scusami, non può farla No eh, Hai ragione Sì, però Tiziano, queste, cioè, mh, è vero quello che dici tu Che ora sarebbe molto meglio avere un pedone sul bianco che non sul, sul nero eh, Però vedi che comunque è difficile attaccarlo Perché l'alfiere lo, lo difende però tu non puoi giocare tutta la partita in modo passivo solo perché forse in finale avrai una posizione di quel tipo. Semmai avrebbe dovuto giocare meglio altre mosse. Sono rimasto veramente sorpreso dalla Dalla condotta di... Qui rischia addirittura perché guarda che se perde il pedone in 5 eh? eh. Qui il finale poi da pattare... Non è ovvio, eh. Perché. E dire che aveva la posizione migliore, aveva due, due minuti in più. E secondo me si è proprio spaventato. Guarda, l'idea di Alfire F5 non mi è assolutamente piaciuta. Non mi è assolutamente piaciuta. Anche perché poi quel cavallo. Cioè, tutti i pezzi per spostare il cavallo in F5. E poi, quando l'ha messa in F5, l'ha mossa dopo. Ha mangiato il pedone e si era in realtà già rotto tutto. E qua, ragazzi, salta anche il pedone. E a me, invece, è saltata la scacchiera che mi si è spostata tutta. Scusa un attimo, che la devo sistemare un secondo. Sta per perdere. incredibile Levon questa partita guarda che è pesantissima sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista della situazione nel, nel, nel match eh, perché eh, aveva vinto eccoci qua aveva vinto voglio impattare Beh, e d'altra parte il bianco è già tanto che, che non perda ma il nero farà dei tentativi, eh. Non è che gli, che gli dà la patta così, farà dei tentativi per vedere se, se riesce a portare via qualcosa di più. Tanto ormai non ha nulla da. Poi appena la partita finisce, eh, mi piacerebbe, se abbiamo un attimo di tempo, andare a capire come poteva andare diversamente la partita. Purtroppo abbiamo questo, sempre questo ritmo delle partite incalzante, no? Sì. Eh, tra l'altro oggi eh, se sì, allora no, giocheranno anche la quarta. Perché questa finisce. Diciamo che finisca. Patta. Liem um, Kwang Lei condurrà 2 a 1. Dunque, teoricamente, Aronyan può ancora vincere la quarta partita. Ma dovrà farlo col nero per equilibrare il match e dunque si giocherà anche la quarta partita se invece vincesse gli Le in questa posizione ehm, non si giocherà neanche la quarta perché il match è già vinto dal giocatore vietnamita dall'altra parte Su so Artemiev vittoria di Su so nella terza partita Pat era finita la prima Pat era finita la seconda e stanno giocando in questo momento la quarta in cui Artemio deve assolutamente vincere, però ha il bianco, dunque ha delle chance. Comunque, vedi Tiziano che anche qui, pedone sul nero, alfiere sul bianco. In questo modo, crei una specie di schermo che impedisce al re del nero di penetrare nella posizione. Se tu in questa posizione giochi G4, G3, G4 col bianco perdi. Perché l'avversario ti entra sulle case nere, ti spinge il re lontano. Vedi che già così cerca di farlo? Però tu hai l'aiuto di questo pedone in G3 che tiene il re dell'avversario lontano dalla casa F4 e dalla casa H4. La casa G4 usi l'alfiere per fare alfiere 2 scacco. E insomma, quindi anche se non si ha una torre nel finale, ma un alfiere lo si può utilizzare nel migliore dei modi, Ciabbi. Poi torneremo a vedere questa partita. Tu dici che so che non usate i motori, ma ho sbirciato. Non c'è stato un chiaro momento di vantaggio per il bianco. Ma questo mi sorprende molto perché a mio avviso il bianco stava meglio. E mi dici che avrebbe dovuto mangiare la torre in F8 invece che l'alfiere in B8. Però a me sembra che a gioco pratico poteva avere del vantaggio il bianco. Però andremo a rivederla e magari siamo noi che abbiamo avuto troppo fiducia nella posizione del, del bianco. In realtà non, non esisteva questo, questo vantaggio che era solo apparente. Gli scacchi sono difficili, perciò si possono prendere certe volte delle cantonate, sopravvalutando una posizione oppure sottovalutandone un'altra. Beh, assolutamente, altrimenti saremmo tutti come Magnus Carlsen. E poi anche Magnus ogni tanto sbaglia, non per nulla ha perso contro Duda la semifinale delle, della World Cup, mancando di arrivare in finale, eppure partiva favorito essendo il campione del mondo. D'altronde la, la bellezza degli scacchi è proprio nella loro difficoltà. Non, non, pensate da quante migliaia di anni si giocano se non fossero così difficili eh, non, si sarebbero già esauriti da tempo, no? Pensate certo. ora che adesso addirittura c'è il computer. Eh, perciò gli scacchiano proprio questa bellezza dovuta alla loro difficoltà. Vedi Tiziano che il Re del Bianco spencola eh, fra la casa E3 e la casa F2 e col pedone cerca di. e con l'alfiere controlla le case F4. G4 e H4. Prima o poi il nero può spingere in F4. Il bianco cambia, e sai che questo finale, re-alfiere contro, contro torre e re, è patto, ma molte volte viene anche perso dai grandi maestri più forti perché difendersi è molto difficile. Certe volte riescono a pattare, altre volte perdono perché la difesa re-alfiere contro re-torre è molto difficile. Ci vuole una tecnica. E soprattutto il nero non ha nulla da perdere, e il bianco invece deve azzeccare la difesa giusta, perché appena sbaglia, ecco, vedi che è arrivato F4. E siamo in, fam in famoso finale di cui parlavamo. Porca miseria. Allora, tieni presente che io l'ho giocato solo una volta contro un maestro internazionale. E l'ho perso proprio in allegria. Cioè, subito. <ride> perché è un finale difficile da, da, da giocare. Con. Prima cosa ci arrivi molto spesso dopo ore e ore di gioco. In più hai il fatto che non puoi vincere, puoi solo pattare. L'altro può fare vari tentativi e tu ogni volta devi azzeccare la, la manovra giusta per riuscire a, a non prendere matto. Se sbagli lo prendi. Però è più Io facile, vedo... è più facile ehm, tenere questo torre contro alfiere che non il peggiore di tutti è torre alfiere contro torre. Quello da difendere è ancora più difficile. Questo torre contro alfiere è un po' più facile. Ed è più facile ancora difendere quello torre contro cavallo se hai il, il re al centro e il cavallo vicino al re. Perché il cavallo è un ottimo difensore delle, del re, a patto che il re sia al centro. Se invece il è. re è in un angolo, allora come in questo caso, molto meglio l'alfiere che non il cavallo. La secondo te quindi l'iem Le riesce a, a vincere? Eh, non credo. Cioè, conoscendo la tecnica di Aronian, se dovessi scommettere, secondo me, finisce patta. Però perché lui è Aronian, se fossimo noi al posto suo probabilmente beh, con il bianco perderemmo. Ok, senti, nel frattempo diamo un'occhiata all'altra partita. Hanno giocato D4 come prima mossa, Cavallo F6, Alfire F4, Sistema di Londra, eh. D5 e che... 3. C5 cavallo C3. L'idea del bianco è di arroccare lungo. C per D4 e per D4, alfiere G4, F3, alfiere D7, donna D2, cavallo C6, G4 fa pressione per prendere spazio e attaccare il cavallo in F6. E6, cavallo E2. Molto spesso è perché vuol portare questo cavallo in G3. E quando fa G5 non darà la possibilità al nero di fare il cavallo H5. Torre C8. Qui cavallo di 1 è una mossa per me un po' oscura. Presumo <ride> che lo voglia portare in, in E3. In E3, eh. sì. Però un po' lenta. Alfiere, 7. G5. Cavallo H5. Toglie l'alfiere. Alfiere di 6 perché deve impedire Cavallo G3. Se non avesse fatto Alfiere eh, D6, arrivava a Cavallo G3. Poteva giocare Alfiere per G5. No, scusami, non poteva perché perdeva il pezzo. Ho sbagliato io. Però Cavallo G3 è forte. Perché se mi devi cambiare. Mettiamo che fai a corto. Dopo Cavallo G3, Cavallo per, H per. Vedi che donna H2, ti do matto in H7 perché ti ho aperto la colonna A. Dunque a di 6 cavallo F2. Futuro questo cavallo può andare in D3 o può andare in G4. Donna B6. Bianco per ora si è preparato ad arroccare, ma non ha arroccato perché non voleva dare un punto di riferimento al nero da attaccare. Cavallo D3 difende il pedone B2. Ma quei due cavalli insieme sono rognosi Cavallo F5 Bella questa mossa Il cavallo vuole andare in F5 cioè, Scusami, cavallo E7 Il cavallo vuole andare in F5 Attaccare sì, la T3 E vuole anche aprire la colonna della torre Alfira H3 Controlla la casa F5 Se adesso giochi cavallo F5 Presa Presa E per esempio a Rocco Lungo e qui abbiamo un, un caso in cui, Tiziano, vedi che questo alfiere è limitato dai propri pedoni. Pedoni che sono bloccati. Non possono avanzare. Dunque, che cosa fa il nero? Dice: Vado a cambiare il mio pezzo peggiore. Faccio alfiere B5 Arrocco lungo. Donna A6. Attacca il pedone A2, e vuole mangiare il cavallone di 3 Re B1. Alfire per D3 e con mia soddisfazione, non mangia di donna, se non andavamo in finale. Ma mangia invece di pedone C. Brutta doppiatura. Però questi pedoni controllano tante case, mm -hmm. e soprattutto il bianco ha deciso che non voleva cambiare le donne. Il nero mi piace, però, in questa posizione. Eh. Devo sì. dire che io non avrei mangiato di C, avrei preso di donna. Donna per D3, torre per D3. Perché dici aprire così è troppo pericoloso? No, non mi piacciono i pedoni doppiati, io sono un po' fissato su sta cosa, sono vecchia scuola e mi hanno insegnato che i pedoni doppiati sono brutti e dunque tendo a rifugiare dai pedoni doppiati. Vabbè, non hai tutti torti. In un finale i pedoni doppiati sono praticamente inutili. Sì, è un po' come aver perso mezzo pedone si dice quando doppio un pedone perché vedi che il pedone di 4 non andrà da nessuna parte e dunque anche il pedone di 3 andrà da nessuna parte. È come non aver è. perso un pedone o mezzo pedone. Intanto è finita patta la partita fra Haronyan e Liam Kwang Le. Io vi vado a prendere le telecamere invece di questa sfida. Quindi alla fine è patta. Patta. Tra Levon e Le. Chi dei due si mangerà di più le mani? Beh, assolutamente, stato... assolutamente Levon. Perché... Eh, però guarda cosa... che anche Liam Kwang Le a un certo punto sperava di andare a vincere, non ha accettato subito di pattare. È Vero, però il bianco, come vedi, aveva la risorsa di cambiare le donne un po' quando voleva. È chiaro che poi voleva dire soffrire, eh però era abbastanza sotto controllo. No, mi sarei molto curioso di andare a vedere dove ha sbagliato prima e di quanto fosse il vantaggio che io avevo dato per il, per il bianco, perché mi, mi ha detto Ciabbi che e in realtà non c'era un vantaggio così forte come credevo io. Sì, ok, quindi alla fine lì... Li... Era da mangiare, c'era cioè da catturare la torre per il discorso che la Ma torre va a esplodere Può essere per il materiale del lungo periodo, però può anche essere Tiziano che invece ha fatto bene E che poi abbia giocato male successivamente, a me Alfiere F5 e Alfiere H3 è un piano che non è piaciuto Ciao Blunderguy, benvenuto E naturalmente un saluto anche a Brugiova Twitch che non abbiamo salutato prima Senti, quando sarai ancora in onda Tiziano, visto che questi giorni ne fai abbastanza di dirette? Eh sì, perché non essendo andato in vacanza ne approfitto per, per fare un po' più di live. Okay. Credo che la prossima la farò domani pomeriggio, forse. Ok. Perché in questo periodo, diciamo, una, una sera io mi sono messo a commentare le Olimpiadi, <ride> dopo la live. Cioè pensavo di staccare, invece c'erano le Olimpiadi, le ho un po' Hai commentate. È piaciuta molto, e allora adesso quando ci sono le Olimpiadi mi chiedono di commentare. Il problema è che iniziano alle due di notte e, e non <ride> finiscono fino a <ride> poi. Tu hai un pubblico di gente che io ho provato, cioè porca miseria, certe volte parti con la live a luna di notte o a mezzanotte, vai avanti fino alle tre e il giorno dopo poi è dura. No, ma infatti è una cosa che durante l'anno cercavo sempre di scongiurare, però ho notato che. Questi, questi giorni anche la notte pubblico ce n'è tanto. Eh sì, perché sono Domani vacanza, però preferisco magari eh. di giorno vanno a fare tante cose e poi la sera a un certo punto si collegano, no? Esatto, magari escono a cena e tornano proprio a mezzanotte l'una e se la vogliono vedere per un paio d'ore lì. Quindi è un po' imprevedibile. Io diciamo che vado in base a come si evolve la serata, quindi io so che se attacco una live alle 11 e poi vedo che all'1 alle 2 c'è tanto entusiasmo, si va avanti un paio di ore in più. Però è anche una cosa che non faccio tutte le sere perché sarebbe malsano. Quindi domani probabilmente <ride> sì. vado al pomeriggio e cerco un po' di alternare. Che no, sia. perché sai, il problema è che. Gli spettatori si alternano, ma chi fa la live se è bassa persona, perciò è malsano esatto. soprattutto per te, perché loro cambiano, ma invece tu ti fai tutte le notti. Esatto, esatto. Esatto. Come quando qui io faccio 6 o 7 giorni di fila di commento, magari le persone, ci sono i nostri amici che ci sono tutti i giorni, altri che ruotano un po', ma io invece faccio tutte e sei le giornate. Ah, no, infatti è diverso. Eh sì. Senti, il nero qui mi piace perché il bianco non ha un punto di attacco chiaro perché ha bloccato tutto sul lato di Re la struttura pedonale del nero è molto solida e taglia fuori l'alfiere del bianco il pedone F3 è isolato e un po' debole il pedone D3 è un po' debole ma soprattutto il problema più grosso del bianco è che non c'è un, un chiaro piano d'attacco il piano del nero invece è abbastanza semplice arrocco corto metto una torre in C8 Cerco di cambiare dei pezzi, soprattutto i pezzi pesanti, poi gioco alfiere F4 e cerco di cambiare l'alfiere di case nere e voglio entrare con un cavallo in F4 e attaccare l'alfiere in H3 il pedone in D3, rendere l'alfiere cattivo che dovrà andare in F1, stabilizzo un altro cavallo in F5 a quel punto e attacco il pedone in D4 e vinco il finale perché faccio cadere un pedone e poi col pedone in più e con la struttura pedonale migliore vado a vincere. Sì, devo dire che So è disposto molto bene a questi cavalli che possono saltare agilmente tra la struttura pedonale, eh, l'alfiere è eh, sulle case scure mentre i pedoni sono sulle case chiare, cioè tutto quello che mi hai sempre insegnato Matteo lo sta mettendo in pratica, so. <ride> e invece Vladislav è un pochino più incastrato. Eh, sì, E poi, soprattutto per come dicevo, più grosso del bianco è che non ha un piano preciso. Perciò, se tu mi chiedessi che cosa deve fare il bianco, io non saprei in grado di risponderti in questa posizione, perché il bianco di fatto eh, non ha un piano e non c'è niente di più brutto a scacchi quando hai una posizione o quelle tristi dove sei passivo e non puoi fare nulla, devi solo soffrire, oppure come questa dove non c'è un piano d'attacco e devi fondamentalmente stare ad aspettare il piano dell'avversario e agire di conseguenza. Certo che, però, sul piede di Tokyo ci sono tante storie bellissime anche da raccontare il giorno dopo e così, ma seguire le gare è durissima perché sono degli orari improponibili, sì. no? Vabbè, seguire le gare è durissima perché iniziano alle 2 di notte e finiscono alle 2 di pomeriggio, certo, e quindi non te le puoi per forza seguire tutte. Di solito si riesce magari ad arrivare alle 4, poi si stacca. Chiaro. E però. Diciamo che la cosa anche difficile delle Olimpiadi è che quest'anno con i diritti TV eh, non, non si possono neanche vedere gli highlights il giorno dopo. Quindi non si possono neanche tra l'altro far vedere cioè, su Twitch gli highlights. Mi sorprende molto, su Alfiere G4 il nero non ha spostato il cavallo in G7 come pensavo, forse per, perché non voleva H4, H5, che però il bianco ci avrebbe messo, due tempi a realizzare h4h5 e si lascia mangiare in h5 perché si lascia mangiare in h5 perché è convinto che tanto il pedone h5 sia difficilmente attaccabile dal bianco ok ma se invece decidesse di, di catturare sì ho capito il senso però comunque anche lì anche lì mette due pedoni doppiati e ha la colonna g aperta che è un po' pericolosa e eh, però la G aperta questo pedone non lo può mica far scomparire, perché qui ci sono, ci sono due pedoni che controllano la casa G6, il fatto è che adesso cambiando in H5 hai reso un pedone debole, ma hai consegnato la casa F5 al cavallo del bianco. Adesso quello che devi fare col bianco è portare un cavallo in E2, e vorresti portarlo in G3, però hai il problema di alfiere per H2, e vedi che fa H3, perché non può permettersi di perdere il pedone H2. Mi chiedevano prima di F4, ma ogni pedone che metti sul nero in questa posizione peggiori il tuo alfiere in E3, che diventa sempre più brutto e il pedone in F4 diventa una debolezza. Dunque il bianco Se deve esiste. fare il contrario, deve cercare di mettere i pedoni sulle case opposte rispetto al proprio alfiere. Mi chiede Marco... 98-26, ma se spingi in G6, Marco il nero è contento perché fa semplicemente H per G6, ha sistemato la struttura pedonale e ha pure un, difeso il pedone H5. E invece per il bianco mettere il cavallo C3 in A4? Beh, ma l'unica cosa che fa è attaccare la donna. Il nero fa per esempio donna C, torre per C1, scacco, e poi donna C7 e ti propone, guarda ti faccio un esempio. Uh, diciamo che adesso tocca al nero e il nero faccia cavallo F5: ha fatto re g 7 Ok, vediamo che faccia che tu fai cavallo a 4. Cambio in c1. Donna per c1. Donna c7. Se cambi le donne, mangio di alfiere e vedi questo pedone in g5: in g5 è una debolezza. Io adesso minaccio di entrare col cavallo in f5. Attacco l'alfiere in E3, attacco il pedone in D4, poi faccio Re G6, attacco il pedone in G5. Se fai H4, col cavallo in F5, attacco il pedone in H4. L'alfiere molto difficilmente riesce a tenere tutta la posizione, e sto cavallo è un po' fuori posizione. Dunque, qui il vantaggio del nero è enorme. Poi, sai cos'è l'altra cosa bella per il nero, Tiziano? È che è una posizione a rischio zero. Cioè, tu giochi per vincere senza rischiare nulla, perché il bianco è senza, senza attacco, è proprio un, un chiaro eh, vantaggio di carattere posizionale. Eh, invece Chabi, in chat dice giustamente e l'ipotesi al fiere di Wesley. So eh, in A3, ma non mi, scusami, non minaccia nulla al fiere a 3. Perché il pedone B2 è difeso. Ti metti solo in condizione di dover stare attento a non dover poter spostare la donna perché se no l'altro ti mangia il, pedo il pedone A3. Dunque, perché fare alfile A3? Non c'è motivo. Magari il bianco fa torre C2. Oppure devi calcolare anche cosa succede su alfile A3 in caso di cavallo A4. Come diceva Capablanca, ci sono certe posizioni dove non devi tanto sono arrivate un po' di mosse eh? re g7 cavallo e2 torre per c1 di cui ti parlavo prima donna per c1 cavallo f5 di cui parlavo prima alfiere f4 eh, però vedi alla fine ha scambiato le torri certo il nero vuole cambiare più pezzi possibili perché il finale è... qui il nero poteva forse fare lui h4 comunque anche che alfiere per f4 va bene e se il bianco fa donna per F4, il nero farà donna di 6, proponendo anche il cambio delle donne. Perché il nero vuol giocare al finale o di, di, di cavallo contro alfiere, o di cavallo contro cavallo, o di alfiere contro alfiere. Sono tutti finali vinti, quando mangia di cavallo e ha perso il pedone in, in D4. Qui cavallo per D4, in cambio vuole mangiarsi il pedone H5. Però ti faccio un esempio. Cavallo per D4, Cavallo per H5. Re G6 attacca il cavallo. Cavallo F4. Forse Re F5. Qui no perché ti becchi la scoperta. Eh? Così perdi. Cavallo per eh, D5. Uh -huh. e lo, so, la lo so. Ma Re F5. Il famoso Re Guerriero che entra nella posizione. Non hai tanti posti dove andare col cavallo. Eh. Devi andare in G2. Ok, vediamo com'è andata invece la partita. Cavallo per F4 è stata giocata? Sì, alla fine, però, ha preso in D4 con la donna. Ok, questa mi piace meno hanno fatto patta Hanno patato così? Sì, okay. perché donna per D4 è un gravissimo errore, perché dopo Re G6, ti becchi cavallo F4, non puoi mangiare in G5, devi tornare in G7 e ti ribecchi cavallo K5. Qual è il problema? Che non puoi mai andare in G8, perché ti becchi donna C8, matto. E' per quello che era fondamentale. Mangiare in, in D4 con il cavallo perché se. Aspetta, eh? Ma l'ha buttata via Wesley, so assolutamente sì. Se mangi in D4 col cavallo, la differenza è che su cavallo per h5 fai re g6 e su cavallo f4 hai, hai ancora il problema dell'ottava traversa. Eh? Però la differenza è che puoi andare in F5 E attaccare il cavallo E se il cavallo andasse in H5 Qui forse puoi fare cavallo E2 Perché quello che non vuoi è che arrivi una donna in F4 no? Se no ti da matto Ha ragione Markor Che là, dice puoi che puoi fare Cavallo E2 Cavallo E2 Donna per esempio D2 Donna G1 scacco, Re C2, Cavallo D4 scacco, Re C3, qui però minaccia Donna F4, eh? però posso fare E5 e questa posizione dovrebbe essere migliore per il nero perché ho il cavallo difeso centralizzato. La casa F4 è tenuta, non puoi fare donna F4 e il mio re finalmente ha un posto dove andare. Comunque guarda Tiziano le risorse che hanno questi giocatori. Eh, Artebi è stato male tutta la partita e alla fine è riuscito a portare a casa una patta. Eh sì, basta fare un minimo errore e l'altro può riprenderla. Ok, eh, finisce perciò patta, però tieni presente che a su. Bastava anche, se mi ricordo bene il, il pareggio, è per questo che ha accettato questa linea. Cioè, dal punto di vista pratico, a lui bastava il pareggio perché So ha pattato la prima partita pattato la, sec la seconda partita e vinto la terza partita. Perciò, pattando ok, adesso torna tutto pattando la quarta. Si è giudicato il match due e mezzo e mezzo. Allora, perché andarti a infilare in questa posizione così complicata? Quando semplicemente mangi di donna. L'altro. L'unica cosa che può fare è cavallo per H5, tu fai re G6. Lui fa cavallo F4, tu torni in G7. Lui non ha, non ha mosse, no? Perché se no gli, gli dai scacco tu per gli mangi il cavallo. Devi per forza giocare sta linea, fai patta e vinci il match. Ok, ultima partita. E dovremmo essere giusti, Tiziano, per finire alle 21, quando tu devi andare via. Perfetto. Allora, stessa linea di prima, con la differenza che qui il nero alla terza mossa ha fianchettato l'alfiere di Case Nere. Il bianco ha fatto cavallo C3. Minaccia di fare 4 e rientrare in una Pierce. Cioè, se qui il nero giocasse alfiere G7 e 4, D6. Questa è una difesa Pierce, che nasce di solito da 1 e 4. Allora su cavallo C3, il nero ha fatto D5 per impedire E4. Alfire, F4. Però, nel la Pierce non è che la prima mossa del nero è D6. Sì, però, se alla fine giochi tre mosse che si arriva alla stessa posizione, è sempre una Pierce, anche se l'hai raggiunta sì, sì, sì. con un ordine diverso. Eh, cavallo B5, cavallo A6. E sì, perché dove... a volte io faccio fatica a distinguere tipo la Pierce dalla Modern Defense. Dalle... sembrano sempre sono, un po'... fai tu... conto più o meno la Pierce e la Modern Defense sono la stessa cosa. La differenza è che nella Moderna non hai dispinto il pedone D, perciò in certe linee hai la possibilità di fare C6 che fa... e D5 invece che fare D, eh, D6. Ok. Ciao Itater, benvenuto. Marco hai ragione, però come abbiamo, come abbiamo notato poi, ehm, alla fine suo ha giocato in sicurezza, donna per D4 e forza al perpetuo e vince il match. Ok, cavallo H5, alfiere G5. Adesso il nero deve decidere se farà H6 per prendersi l'alfiere di case nere. Alfiere H4, G5, alfiere G3. Qual è lo, il vantaggio Tiziano? Mi prendo l'Alfiere di Case Nere e del Bianco e perciò ho la coppia di Alfieri, ma ho spinto i pedoni dell'Arrocco e perciò ho creato delle debolezze. Oppure su Alfiere G5 non lo faccio e gioco un'altra mossa. Vedremo cosa deciderà di fare Rognan. Tieni presente che dopo che ha buttato via la scorsa partita Rognan col nero deve vincere questa. Però posso dire che non mi è piaciuta molto la sua apertura. <ride> Col nero? Ma ah, sì, perché... non lo so. Non ti piace? Però mh, squilibra la posizione. Lui deve giocare per vincere. Ha bisogno di una posizione squilibrata. E questa è una posizione squilibrata. Però perché mettere subito quel cavallo in H5? Perché vuole prendersi la fila di Casaniere. Credo. Se fa h 6 al fila H4-G5 perché ha voluto prendersi la fila di Casaniere? Ah, beh, sì, invece ha fatto prima c6 però più o meno ci siamo eh. ricaccia il cavallo del bianco indietro ora fa donna b6 attacca il pedone b2 obbliga il bianco a fare torre b1 il che vuol dire che il bianco non arroccherà più lungo e adesso però non può arroccare corto perché perderebbe il pedone 7 dunque motivo in più per giocare H6, alfiere H4, G5, alfiere G3 e, e mangiare quando vuole l'arfiere di nera. vedremo se lo farà. Però anche il Bianco Tiziano ha fatto delle concessioni eh, perché e ha, ha fatto torre B1 che è una concessione e poi non ha ancora sviluppato l'alfiere F1 deve decidere un po' cosa fare un'altra idea col nero potrebbe essere cavallo C7 idea cavallo E6 andrà ad attaccare questa alfiere col cavallo bello però un po' lenta infine un'altra idea ancora cavallo B8 idea cavallo D7 idea in futuro forse cavallo F6 un'altra possibilità ancora allora, ha fatto F6. Giusto per non darmi ragione, ha <ride> fatto F6 alfiere fiere H4. E poi ha arroccato corto. Svantaggio di questa linea. Chiude l'alfiere. Vantaggio controlla la casa E5, e 5. il cavallo non ci può andare. Quando vuole guadagnare la coppia di alfieri, può sempre giocare G5 e obbligare l'alfiere a spostarsi in G3. Qui bianco però ha un'idea interessante. Eh? H3, idea G4. Attaccare il cavallo e guadagnare la casa G3 per l'alfiere. E H3 è stata giocata. Mm -hmm. È una mossa che farei anch'io. <ride> Perché dici: poi metto l'alfiere in G3 e posso anche metterlo in H2 se lui non lo scambia subito. Certo. Però... Ah, Tiziano G... Adesso le cose diventano violente. E eh? 5 reazione centrale del nero. Il bianco, probabilmente sparerà G4 attaccando il cavallo. Il cavallo non ha case. Unico modo per salvarsi è fare G5 e attaccare l'alfiere. E poi il bianco dovrà decidere se mangiare il cavallo. O... Ma penso di sì. Oppure ritirare l'alfiere. Credo che il bianco stia meglio. ecco che è arrivata g4 g5 unica io mangerei in h5 e, e poi su g per h4 mi si apre la colonna g su cui metto su cui piazza la torre su pia piazza la torre però tieni presente che non posso arrocare lungo perciò ho questo re un po al centro e il nero in futuro potrebbe minacciare di aprire il centro comunque io vedo solo i per H5 in questa posizione dunque posizione strana sono d'accordo con te Marco 98-26 vedi che però Aroniana ha ottenuto una cosa non ha secondo me una bella posizione però ha ottenuto una posizione dove è così squilibrata dove ci sono dei margini per giocare per vincere anche stando peggio D'altronde per lui vincere. scusa, perdere o pattare è la stessa cosa. Ok, fin qui tutto abbastanza ovvio. Adesso salta un pedone, no? Ma, um, mi piace l'idea di fare H6 e su Alfire per H6 di mangiare in. Eh... In E5, un po' pericolosa però. Credo interessante. Ma adesso tocca al bianco. Tocca al bianco e eh, eh. dovrebbe fare col cavallo mangiare pedone H4. Sì, però quel pedone non conta tantissimo eh? perché è un pedone un po' sfigato sul, sulla colonna H. Il pedone in E5 conterebbe di più. Perciò ti faccio un'ipotesi, un faccio H6. Alfieri per H6 prendo in E5. Prendi ne 5, posso mangiarmi il pedone? Ah, non posso. Guarda che mossa, Tiziano. Alfiere per e 3. E su F per e 3 c'è Donna per e 3, Scacco. No. E, e perdi il cavallo. Il re e la torre. Cavallo e 2. E perdi il cavallo. E adesso il nero Con la sta la torre. Benissimo. La torre no perché è la difesa del cavallo. Dunque, non posso fare di per E5. Però posso mangiarmi. Allora, H6 è stata giocata. Al fiere per H6, ma qui si sono mangiati il pedone. Giustamente, Tiziano, il bianco ha detto: Se non posso mangiarmi il pedone in E5, mi mangio il pedone H4. E minaccio Donna H5. Questo è bello pericoloso. Sì. Credo che la mossa del nero sia forzata deve fare alfiere G5 e capciare il cavallo perché se fa una mossa tranquilla come per esempio alfiere E6 donna H5 alfiere G7 cavallo G6 scacco perché il pedone è inchiodato sul re re G8 e ora cavallo per F8 torre per F8 e ho guadagnato la qualità poi forse presi in E5, presi in E5 a fiera di 3. Eh? Ah no, mangio in E5 perché la fiera è inchiodato. Faccio donna per E5 e minaccio matto. <ride> Però Dunque andiamo fare la fiera di 5 e cacciare subito il cavallo. Cosa ti dici Tiziano, che mossa giocheresti col bianco in questa posizione? Ritiri il cavallo o giochi donna H5 e lo difendi con la donna? Donna H5. Ci sta, ricordati però che non hai più nessuno che difende il pedone d 4. Eh? Quando fai donna H5 è una mossa senza ritorno perché il nero ti, fa, ti potrebbe fare E per D4 e su E per D4 ti potrebbe fare donna per D4. Però donna h5 sembra la sua perché se non fai donna h5 che fai? Fai cavallo f3? Sì, forse cavallo f3? Sì, però fai cavallo f3. Cos'hai ottenuto? Beh, difendi d4 attacchi l'alfiere in g5. Perché tu dici se le, con quell'alfiere lì o oh, faccio lo scambio oppure se lo sposto. La mossa dopo diventa pedone d 4, cattura E5, rimangia e prende col cavallo, giusto? Può essere, oppure col bianco anche H4 potrebbe essere un'idea. Non lo so, ah, difficile, beh, beh. difficile, difficile da dire. Allora, file G5 è stata giocata, però scusami. File G5 è arrivata donna H5. Dammi solo un secondo, arrivo subito. Va bene. Ciao NGP3, grazie. Poi De Ripper hai ragione, non ho detto anch'io poco fa, delle, delle webcam, appena torna glielo diciamo. Qua intanto avviene lo scambio tra cavallo e alfiere. Immagino. Non capisco stanno... Non... Si sono fermati. Vediamo qua se è aggiornato. No. Sto ancora pensando qua Salame vulcanico. Questione di, di ah, diversi livelli di gioco. <ride> probabilmente avranno vinto anche loro qualcosa da principianti prima di diventare dei GM. Però io viceversa non ho vinto niente come GM ovviamente. Capisco se sta ancora riflettendo o se non è più aggiornata la, la scacchiera. Nel frattempo sentiamo rumori sottofondo. Matteo sta facendo dei lavori, ma non ha mutato il microfono. Eh, ma, sa, ma è strano che stia pensando proprio in questa mossa dove. La cosa più naturale è riprendere l'alfiere e poi comunque ha tempo di di pensare. Matteo. Eccolo di nuovo con voi, ecco sì. Ma intanto tu ormai hai il controllo totale, perciò. Ah, no, controllo totale. Stavamo <ride> parlando del fatto che alla fine c'è stata eh, Alfiere in H4. però c'è Quang Le che invece di ricatturare subito sta pensando. Da, da due minuti, nel frattempo che eravamo fra di noi. E, beh, e Tiziano sta pensando perché potrebbe inserire questa idea: Alfiere di 3 minaccia donna per H7 matto in caso di E4 mangia in A6. E qui adesso si va sul complicato perché ovviamente se il nero riprende il bianco mangia in H4 e che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto di forzare il nero a chiudere la posizione e a mettere tutti i pedoni sul bianco con l'alfiere bianco. Se invece ah, non... mangia in F2 re per F2 di nuovo Donna per A6, re del bianco un po' esposto, però a livello posizionale di nuovo è riuscito a ottenere di rimanere col pezzo buono contro l'alfiere cattivo. Chiaro di difficile valutazione eh? Eh, questa cosa, però ad occhio mi sembra che il bianco stia bene. Ora sappiamo perché stava ragionando due minuti. Esatto, io avrei sì. detto ma perché non riprende subito l'alfiere? Dai, in fondo ti ha preso il cavallo, riprende l'alfiere. È l'ultima possibilità, cioè che su okay. Alfiere per A6 il nero si tiene il suo Alfiere, però qui il bianco può tornare con l'alfiere dei due oppure può attaccare nuovamente l'alfiere lasciando l'altro Alfiere in presa. E l'alfiere ora non ha case. Per esempio, in caso di eh, donna per a 6, c'è h per g5. Dunque al fine di 3 sembra una mossa molto forte. Vediamo se la giocherà. Non la gioca e gioca invece... Niente. Non la gioca. Quindi gioca ha invece... pensato due minuti, ma poi alla fine ha fatto la stessa mossa nostra. Ha fatto prima donna h6. Ha forzato. <ride> Eh, la mossa torre F7 ah, okay. e poi ha preso in H4 forse stava pensando a donna H6 invece che a questa alfiere di 3 di cui parlavamo noi ah, ecco Brugiova dice che gli piace donna H6 invece a me non piace donna H6 perché mh, non vedo il vantaggio nell'aver fatto spostare una torre in F7 perché in futuro il nero piazza un alfiere in E6 poi fa torre g8 e cambia la torre in g1 mangia di re e sugli scacchi para con la torre in g7 ok tutto da vedere eh? però non mi ha convinto donna Casei. 6 mi piaceva molto di più la linea con alfile di 3 Ok, vedi, andiamo sempre più sul difficile, Tiziano. Cavallo B4 del nero. Allora, guarda questo trucco. Mettiamo che il bianco faccia. Um, so, per esempio, alfiere e 2. Prima cosa, non può più fare alfiere d 3. Perché c'è cavallo per D3. Ma mettiamo che faccia alfiere 2. Presa in D4. Presa in D4. Cavallo per C2 scacco. E poi cavallo per D4 mettiamo che difenda il pedone wow. C2 con la torre presa in D4 presa in D4 diciamo di donna perché se mangi di E ti becchi alfiere F5 e torre 8 e hai il re in mezzo alla strada dunque mangi di donna e ora C5 perché ricordati sempre il concetto chi ha il re più debole vuol cambiare le donne, chi ha il re meno debole, meno esposto, più al sicuro, vuol, vuole, non vuole cambiarle. Qui sembra che chi dei due abbia il re più debole sia diventato il bianco. Perché c'ha il re bloccato in E1, no? Mentre l'altro sì. c'ha il re al sicuro, abbastanza al sicuro, nel Abbastanza, sì. Dunque, grande mossa cavallo B4, mi è piaciuta. Poi la posizione è molto difficile, perciò eh, si possono prendere delle valutazioni anche sbagliate, cioè un Magari c'era una mossa più forte, ecco, mettiamola così. Non mi stupirei di questa cosa. Mi sa che quel pedone lì salta, no? Tra posto le telecamere Ma invece qua scusami mettere da, con il biano ma tocca il nero niente perché okay, le web non ci sono, non i nomi. E adesso sto sistemando anche quello. Ecco fatto. Abbiamo i nostri protagonisti telecameralizzati. Levon, come al solito, è quasi imprendibile perché o sta troppo vicino, o si muove, o si sposta a destra, o si sposta a sinistra. Mi fa abbastanza impazzire. <ride> Infatti vedi che è sempre un po' basso. Adesso lo sposto un po' più su. E cerco di prendere la parte sopra. Eh no, ma non si può. Non si può perché non c'è proprio nella sua telecamera il sotto. Cioè lui si mette così vicino che la ripresa finisce così. Ok. Adesso mi dicono aggiorna. Andiamo a aggiornare. Sì. Allora, che cosa è successo Tiziano? Allora, cavallo B4. Il bianco... In questa posizione hai dovuto giocare re di 2 per difendere il pedone C2. Questa è una grossa concessione, eh? E certo, però in futuro magari spera di fare Torre D1 o Torre 1 e poi portare il re in C1. Ad esempio, torre di 1 e re in C1. Una roba Ma quello di... che dicevo è. Mettere invece la regina in G3, provare un contrattacco. Minacciare matto in 1. Ah, giusto. Tu mi proponevi donna G3 al posto che e su c5 per esempio adesso mossa al bianco qui tu mi proponi per esempio donna g3 ma su donna g3 il nero si ti fa alfiere f5 con la torre para il matto in g8 porta in gioco il pezzo che gli mancava e attacca il pedone c2 col cavallo e col con l'alfiere no, adesso su c5 devi prendere una decisione perché il pedone d4 è attaccato o mangi in c5 un mangine 5. Cosa preferisci fare? Eh, io ti direi di mangiare in C5. Marco si dice si sta ribaltando la situazione, tutto questo per torre B1, se no si arrocava lungo ed è un'altra partita. Eh Marco però, siccome è successo 15 mosse, fa a torre B1 è chiaro che fa parte de de della posizione cioè loro lo sapevano mentre giocavano che c'era una torre in B1 no? d'altronde nel momento in cui il Nilo ha fatto donna B6 torre B1 era praticamente forzata perché non c'erano delle altre possibilità perché l'unica altra alternativa era fare eh, B3 ma avrebbe indebolito tantissimo le casiniere, Marco 98-26 dice: mangi, Mangio in E5. Tu cosa dici, Tiziano? Mangi in E5 o mangi in C5? Non lo so. Comunque, comunque scelgo, mi sembra di scegliere sbagliato. Ti dico la verità: perché Guardi. se mangi in E5, l'impressione è che poi lui rimangia e apre un'altra colonna alle, alla torre, dall'altro lato, però, comunque lui, quando muoverà quell'alfiere, l'altra torre la può mettere sulla colonna C. E fare casino lo stesso. Certo. Guarda, Quindi io ti dico questo, live, io ma mangerei in E5 solo se fossi sicuro di poter mangiare il pedone. Se invece non ho garanzie di mangiare il pedone, allora posizionalmente non mi piace mangiare in E5. Perché se prendo in E5, apro la colonna F sul, sul pedone F2 e inserisco la donna che difende tutta la sesta traversa. E poi c'è anche il cavallo C6 che difende il pedone. Dunque, se non posso far cadere il pedone in E5, allora preferisco mangiare in C5. Ok, avrei fatto uguale. Comunque, in chat scrivono di aggiornare, sì, la... sì ma l'avevano scritto da un po' già aggiornato. Adesso, infatti, siamo. Il in... Bianco ha giocato al file di 3. Non ha catturato nessuno dei due pedoni. Non ha catturato fine. nessuno dei due pedoni. Mi sembra. E il nero ha giocato Donna di 8. Clamoroso Donna di 8. Una mossa che mi piace zero. Perché invece che sviluppare un nuovo pezzo, porta indietro un pezzo che era già sviluppato. Ha una paura folle, evidentemente, di prendere Matto. Ma qui. Comunque, non era, non era facile decidere cosa fare per il, per il, per il nero. Eh? Forse 4 chiudendo l'alfiere però c'era cavallo per d5 attacca la donna ecco perché ha fatto donna di 8 perché avendo tolto il cavallo da c6 cioè dopo c5 è seguita a 3 cavallo c6 qui già il bianco poteva giocare cavallo per d5 invece ha fatto alfiere di 3 e il nero per non perdere il pedone di 5 ha fatto donna di 8 e adesso il bianco ha mangiato in c5 che mi piace ma credo che col nero sia ora di far entrare in gioco questo benedetto alfiere fare tipo alfiere e6 e almeno svincolo la donna dalla difesa del pedone d5 portando un alfiere in e6 e difendendo perciò scusate questo non c'entra Dicevo porto la e 6 e difendo il pedone in d 5. Intanto ricordiamo che Wesley So ha battuto Artemiev per 2,5-1,5 e, e, e vince la semifinale di andata. E che Liem Lee sta vincendo per 2 a 1 questo match contro Ar Levon Aronian. Io devo dire che questo Lee, come dice anche Salviu, è molto forte. È una brutta bestia, eh? Eh sì, sì, almeno anche l'altro ieri quando stavo commentando. Non, non lo so, è imprevedibile è tosto, è tosto, non c'è dubbio. Comunque, Matteo, io tra un, uno o due minuti massimo <ride> ti devo salutare. <ride> no, vabbè, Luciano, eh, non ti preoccupare, eravamo, eravamo assolutamente d'accordo su questo, perciò vai tranquillo. Mi spiace, sì, solo purtroppo non non posso non ti vedi arrivare. A conclusione di questa partita perché secondo me ne capiteranno ancora delle belle, ma io la seguirò eh, solo che nel frattempo mi devo preparare, quindi certo. la terrò in sottofondo e l'ascolterò molto volentieri. E poi, comunque, tieni presente che sai che. E andrà registrata in automatico, dunque. Se, se poi devi uscire, stasera quando torni a casa prima di andare live alle, a luna di notte ti vedi. Gli no, ultimi... ma oggi non <ride> va, non vado ultimi... in live. 20 minuti di, di questa, no, no, no assolutamente. No. Guarda, me intanto nei prossimi 10 minuti la, la tengo in sottofondo, poi devo uscire. Se mi perdo il finale, lo, lo guarderò poi quando torno. Comunque, allora saluto tutti gli amici di Chess24 Italian. Devo dire che è una chat molto stimolante alla fine perché riescono sempre a fare la domanda giusta, a chiedere la mossa giusta, quindi complimenti. E, e nel caso ci vedremo ancora. Grande Tiziano, grazie ancora per essere stati con noi sia l'altro ieri che oggi. Stai bene col vaccino, tutto a posto? Tutto a posto, sì, sì. Bravo. Cioè, un po' di mal di testa, ma pensavo peggio, in realtà tutto a posto. Dai, adesso così vai di green pass e puoi fare quello che vuoi. <ride> sì, esatto. Vabbè, ma è così. Dai, grande, buona serata. Salutiamo e ringraziamo ancora una volta Tiziano Brambilla, vi ricordiamo di andare a trovarlo nelle sue live sul canale eh, TizTV, lo trovate naturalmente su Twitch, prossima live prevista per domani, giusto? Sì, 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 domani faccio una live. Troppo gentile, Matteo. Alla prossima, ciao Tiziano. Ciao, ciao ciao, grazie a tutti. A presto. Perfetto, allora un attimo solo, che eh, ecco qua, andiamo in transizione e ora, ora mi allargo io al centro delle operazioni. Eccoci qua cari amici. Allora, mi sembra che il bianco sia super, sempre super in controllo, ha messo al sicuro il proprio re, ha, sviluppo, ha, il, ha il controllo della colonna G e ha un pedone... No, non, scusate, stavo dicendo ha un pedone di vantaggio, ma non ha un pedone di vantaggio. E in compenso il nero è riuscito a costruire un centro molto ben fortificato. E ha eh, la colonna B. Dove nel futuro può provare con torre B8 e donna B6 a creare attacco sul re avversario. E, Salvio, adesso, ci, adesso arrivo, arrivo da te. Ho dovuto un attimo sistemare le telecamere dopo che è nato via eh, Tiziano Brambilla. E sì, Alfiere G6 mi sembra un'idea molto interessante perché chiaramente su Alfiere G6. In caso di torre G7 cosa si può fare? Si potrebbe giocare al fiere E4 e con 1, 2 e 3 pezzi attacco il pedone D5. E in caso di torre per G1 c'è donna per H7 matto. Dunque mi sembra molto forte questa idea. Naturalmente queste idee sono realizzabili anche giocando immediatamente alfiere e4 Senza fare prima alfiere g6 Attacco il pedone E il bianco, il nero non è che ha molto da fare Perché come fa a difendere il pedone? Può fare torre d7? Torre d7 non la può fare perché alla fine ha dei problemi sul pedone f6 C'è alfiere per d5 Alfiere per d5 torre per d5, torre per d5, cavallo per d5, donna per d5 e alla fine donna per f6, scacco matto. Tranquillo Salvio, non ti devi giustificare. Tutti hanno il diritto di esprimere la loro idea e mi sembra che la tua domanda fosse anche una domanda molto intelligente, perciò figuriamoci. Ok, ehm Beh, From eternity, però, alfiere G6 può essere un'idea interessante perché una volta che trovate l'idea di alfiere 4 per attaccare il pedone di 5, inserire la mossa alfiere 4 migliora forse ancora le cose, diciamo che migliora una linea che è già buona. Comunque, il vero problema del nero è qui, è il fatto che ha difficoltà dopo dopo alfiere 6 alfiere 4 gli salta il pedone in d5 vediamo se ha mosso aronian un attimo che controlliamo allora si sì, sono successe un po di cose mentre io calcolavo quella linea è stata giocata alfiere 4 cavallo d4 contro sacrificio di pedone alfiere h1 adesso il cavallo è in presa se invece il bianco avesse mangiato subito in D4, il nero mangiava in E4 e a questo punto il bianco mangiava, per esempio, in C5 o in E5. Sembrano buone, tutte e due, sinceramente. Mangio in E5. Questa mi sembrava un'ottima linea per il, per il bianco. Invece il bianco ha scelto alfira H1. Adesso il cavallo è in presa. Torre B8 sacrifica il cavallo non lo ritira se avesse giocato cavallo F5 attacca la donna donna credo beh, non ha molti posti dove andare donna H5 oppure donna A4 diciamo forse donna H5 anche così il bianco sta meglio però perché minaccio alfiere per D5 no? dunque cavallo G7 attacca ancora la donna Donna, diciamo H6. Ancora cavallo F5 attacca la donna. Donna H5. Cavallo G7, va bene, non la metto in H6, a questo punto la metto in E2. La metto in E2. E ora il pedone è attaccato. Mi deve giocare D4 e mi mangio la torre in A8. Il bianco invece ha scelto sul H1, dicevo il nero invece ha scelto sul Fira H1, torre B8. Il bianco si è mangiato il cavallo, il nero ha preso, il nero ha dato il pezzo ma adesso ha un po' di attacco sul lato di, ehm, di donna. Sinceramente non mi ha convinto, vedete, donna B6 minaccia donna per B2, B4, wow ragazzi, B4. Agli M. Quang Le piace vivere pericolosamente perché io pensavo facesse B3 e invece B4. E qui viene abbastanza spontaneo. Donna 6. Comunque, Levon è riuscito a dare un pezzo e a creare controgioco perché adesso è vero che ha un pezzo in meno il nero. però ha attacco perché il re del bianco è debole. Diciamo torre di 3. Difende il pedone. 3. Invece ha scelto diversamente e, non, e ha giocato B5. No, scusatemi. Ha fatto torre di 3, l'ha fatta. Ah, E4. E su E4 ha fatto B5. Wow. Donna A5, torre per D4. Questa era l'idea. Donna A5, torre per D4. Ma donna A5 era per forza forzata? per forza forzata non si può sentire dire scusatemi allora eh sì, eh sì. d'altronde che mossa B5 eh? B5 non può mangiare di donna perché c'è torre B3 deve andare in E8 cambia le torri non c'è più attacco mangia in D4 adesso pezzo di vantaggio posizione vinta Dunque su b5 può mangiare di torre, ma ora non difende più il matto e c'è torre g3, minaccia matto in g8. Do torre torna in, in b8, diciamo cavallo per d4. Bianco sta bene qui, c'è anche l'idea di fare donna f4 e attaccare la torre. Alfire H1 non gioca però ha un pezzo in più, pedona 3 difesa dalla torre, non, non era male neanche questa linea. Tutto è buono per il bianco. Donna A5, qui io mi sarei aspettato torre B3, invece fa torre per D4. Donna per A3, re di 2. Donna A5 scacco, re e 3, torre C8. C4! 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 Wow, che mossa hai, C4! C4 mi lascia abbastanza perplesso. È chiaro che il nero minaccia torre per C2, però di lì a giocare C4! C4! Come proseguita. Donna 3 scacco. Re F4 Donna B2. Perché non donna di 6 scacco? Perché c'ha 14 secondi e secondo me non l'ha vista. Su donna di 6 scacco gli dà il perpetuo. Donna di 6 scacco, Re 3, Donna A3, però il nero ricordiamoci che deve vincere. Dunque non gli basta fare patta. Perciò gioca donna B2. Donna K5, presa in C4, alfiere per E4, F5, sempre più wide questa posizione alfiere C6. Però adesso mi sembra che il bianco abbia tutto sotto controllo perché tutto tenuto. Ha chiuso la corona della torre. Naturalmente, il nero potrebbe giocare. Fa c3. Se gioca donna per e 2, c'è la donna. Dunque, non la può fare. Perciò, ha scelto di fare invece c3. Donna g5, minaccia. Che minaccia? Nulla. Però, anche il nero non minaccia nulla. Raddoppio delle torri: torre di 8 donna b4 a scacco cavallo d4 guardate è incredibile questa reina in f4 che è al sicuro nonostante sia in f4 donna g8 Aronian si è perso questa mossa donna g8 e abbandona ragazzi che posizione che partita non sicuramente corretta perché a me sembra che il bianco sia stato in vantaggio per la maggior parte della partita però ci stati dei momenti che le cose non erano chiarissime. Comunque Levon si è perso donna G8 e dopo torre D8 beh adesso minaccia donna G8 come la para? Come la para donna G8? Non la para. Deve per forza mangiare in D8 donna per No, la para perché gioca torre F8 la para, torre F8 e adesso attacca la donna e tra l'altro la donna deve anche difendere il cavallo in D4 incredibile perché adesso che cosa fa il bianco? questa posizione rischia di essere vinta per il, per il nero improvvisamente beh, Black Star, partita corretta è una partita dove ci sono pochi errori e questi errori sono errori di poca importanza una partita dove invece il vantaggio fluttua da una parte all'altra una partita con tanti errori e dunque una partita ehm, viene def definita in, in gergo non molto corretta perché ci sono stati parecchi errori comunque incredibile nella posizione finale Levona Aronian gioca al fiore di 7 e si becca matto in G8 torre per G8 torre per G8 matto ma se avesse mangiato donna per diotto para con la torre, attacca la donna. La donna ora non ha case per difendere il cavallo. Deve giocare al e 8. Ok, qui è una posizione dove non si capisce niente. Cioè, sinceramente, è una posizione dove non si capisce nulla. donna G5 no, non puoi fare donna G5 perché ti becchi, ti becchi... Beh, a parte il fatto che tocca che al tocca nero perché il bianco ha appena fatto alfiere 8 ma tocca al nero dunque il bianco ha appena fatto alfiere 8 a prima dell'alfiere cioè qui vuoi giocare donna G5 qui e faccio donna per D4 scacco Re F3, torre G8 e hai perso. Perché non hai scacchi e poi perdi la torre in G1. Devi fare donna C1. Però con il re in F3 so. A parte il fatto che anche torre per G1 doveva essere vincente. Cambio in G1, spingo in C2. E questa posizione è vinta, no? Ho un pedone a una casa dalla, dalla promozione hai il Re in F3 e zero minacce. Incre no, devi per su Torre F8, devi per forza giocare al Fiere 8. E qui, sinceramente, non ci capisco un tubo, vi dico la verità. Si, sì, al Fiere di 7, due punti di domanda, Ciabbi, due punti di domanda perché con questa linea il nero stiene perché questa posizione qui non si capisce niente, ma non mi sembra che il nero stia peggio perché il bianco ha il re F4, il cavallo inchiodato, l'alfiere inchiodato e non vedo più minacce, perché non ci sono più minacce. A questo punto forse C2. C2, idea donna D2, idea C1, torre per C1. Donna di 2 scacco e attacco alla Torre in C1. Credo che questa posizione potrebbe essere vinta per il Nero. Credo. Comunque, una partita incredibile. Maronian si deve mangiare le mani e anche i gomiti perché ha buttato via la partita precedente che Aveva delle chance di vittoria e su quest'ultima mossa, se avesse giocato torre di 8, che non era una mossa impossibile, avrebbe ribaltato la partita. Per il bianco, ah, per chi fa il tifo, eh, ma sinceramente, Blackstar non tifo per nessuno. A Rognano mi sta simpatico, però mm, non... non posso dire che tifo per uno dei due. Dunque non tifo per nessuno, mettiamola così. Va bene ragazzi, volevo dare un'occhiata veloce alla partita precedente, quella che abbiamo visto a Royan non vincere quella posizione. No, questa è quella che ha vinto. Questa. Allora, adesso facciamo così, andiamo a inserire il nostro... Il nostro sponsor, allora eccoci qua. Il nostro sponsor, il, il banner del torneo. E poi andiamo a vedere la partita precedente. Per cercare di capire dove Aronian ha sbagliato, no, questo è tutto finale. Allora allora. Eccoci qua. Alfiere per D6, il, il nero gioca alfiere B8. E qui io vi dicevo, secondo me ha fatto bene a non mangiare la torre in F8 e a prendere l'alfiere in B8. Però Ciabi, mi sembra che sia stato lui, mi ha detto no, doveva prendere la torre in F8. Giocare sul materiale e dopo una mossa come diciamo re per F8, per esempio, giocare non so, donna F3, donna F2. E il bianco, nonostante la qualità in meno, sta molto bene perché poi arriva a cavallo F5. Se invece il nero mangia di torre, diciamo anche direttamente cavallo F5. Occhio che non si può fare donna G6 perché c'è cavallo E7 scacco. Dunque il bianco sta super bene, poi vuole mettere una donna in F3 e in futuro giocare D4 e poi fare E5 e tagliare fuori questa alfiere. Invece mangia in B8. Torre per B8. Qui gioca E5 però Poteva mettere anche il cavallo in f5 decisamente. Gioca e5 b5. Presa presa a fine di 5 diciamo tutto normale. Donna g7 qui fa d4. Ci sta. Catena di pedoni, tutti sulle case nere. Alfiere sulle case bianche. Donna. G5 e qui c'è la prima mossa che io non capisco. Io avrei giocato tutta la vita cavallo F5, diciamo torre B6, come ha fatto in partita. Per esempio, Re H2. Ok, a me qui piace più il bianco, però mi dicono che in realtà mi hanno detto che il bianco non, non ha un, un vero vantaggio. Però il bianco mi sembra molto più attivo con questa struttura pedonale molto forte. L'alfiere forte, il cavallo forte. Dunque, mi sembra. Io preferirei il bianco in conclusione in questa posizione. Fa donna F2, Re H8, e qui Aronian pensa due o tre minu due minuti. Mi sembra. E fa, no, fare, dovrebbe fare cavallo F5 che sembra più spontanea, gioca alfiere e 4. Questa comincia a non piacermi, torre G8 e ora mi aspettavo. Tutta la vita. Cavallo F5 per attivare il cavallo. Ok, può fare torre G6, ma il nero può, il bianco può fare cavallo D6, il cavallo. Attacca il pedone F7 e l'alfiere attacca. la Torre in G6, torre G7. Diciamo cavallo per F7, torre per F7, donna per F7, ho recuperato la qualità, una, minaccio matto, ah però mi becco il perpetuo, con donna E1, donna F1, donna per E4, e adesso devo dare io il perpetuo con, con il... Re H7, donne 7, re H6, re H6, donna D6 e recupero la torre. E poi prenderò il perpetuo, però perché già re H7, mangio un B8, donne 1, re H2, donna H4. Questo è il classico perpetuo a triangolo, no? Ok, dunque non faccio cavallo F5. In partita è stata fatta re H2. Torre B6 e qui c'è la mossa che non mi è piaciuta proprio. Di nuovo secondo me bisognava giocare cavallo F5. Invece gioca alfiere F5, questa non mi piace proprio. Torre A6 minaccia l'entrata di torre. Alfiere H3, anche questa non mi piace perché è vero che difende G2 ma porta l'alfiere in una posizione estremamente passiva. Torre A2. Forse si poteva entrare anche in A1 con l'idea di fare Donna C1 e poi andare a dargli matto in H1. Sembra molto forte. Invece, il nero gioca Torre A2 che è altrettanto forte, ma forse un po' meno. Cavallo F5. H4. Cavallo per H4. Torre per B2 donna per b2 e donna per h4 come vi dicevo qui poteva anche giocare donna g3 scacco re g1 donna e1 re h2 e fare subito patta però decide che vuol giocare per vincere io qui mi sarei mangiato il pedone b5 tutta la vita con donna per b5 e su torre a8 Faccio Donna di 3 o Donna F1. Però ho mangiato il pedone B ho tre pedoni per la qualità. Invece, Aronian gioca Donna di 2, Donna G3, scacco. Re H1: Torre A8 minaccia matto in prima. Donna di D1: Re G7, forzata. Unica mossa a cambiare le donne. Però si perdono sia il pedone D che il pedone C. Vedete? Non ci muove di tenerlo. Poi il bianco ha perso anche il pedone E, però è riuscito a creare una conformazione con cui ha pattato. Va bene ragazzi, direi che con questo adesso io vado a scaricare, che me l'hanno sicuramente mandato, il tabellone di oggi. E infatti ce l'ho. Aggiornato. E vi faccio vedere la situazione e poi andiamo a chiudere. Allora, tabellone, tabellone. Eccoci qua. Questa è la situazione dopo l'andata delle semifinali. 3 a 1 per Leem Kwang Le contro la Ronyan, con tante, con tante rammarichi, rammarichi da parte di, di Levon. E 2,5 a 1,5 me, e mezzo per Wesley So. E direi che invece non c'è molto da rammaricarsi per Artemia So sempre in controllo. Ci vedremo di nuovo domani alle 17 per la semifinale, la seconda giornata delle semifinali. E, Intanto, se... un attimo solo, che vediamo se c'è qualcuno su cui andare a fare un ride, che potrebbe essere una cosa carina. Vediamo, eh, vediamo, vediamo se abbiamo qualcuno... Potremmo andare a trovare la nostra amica Catherine Bruvold. E fare un ride su di lei ma potrebbe essere una possibilità. Io ve la segnalo perché è molto simpatica. Norvegese l'altro giorno è stato ospite di Eurosport ehm, di CES24. Voi sapete che se CES24 trasmette con i suoi canali anche su Eurosport, eh, Germania, Spagna, eh, Francia e Inghilterra. e Catherine è stata ospite in uno di questi canali, mi sembra in quello. Inglese, se non, se non sbaglio. Dunque, vediamo se si può andarla a trovare un attimo solo. Ok ragazzi andiamo a trovare Catherine e così date un'occhiata un alle, alle, alle sue streaming, magari vi piace, naturalmente sono in inglese ma lei è molto carina e eh, sicuramente potrete divertirvi e continuare la serata con, con lei. Con me ci vediamo domani sera per, alle 5, domani pomeriggio alle 5 per la seconda andata delle semifinali. Non so ancora chi ci sarà domani insieme a me ma lo scoprirete alle 5. Buona serata a tutti, buona continuazione. that is <laughs>